Buonasera a tutti, grazie per la presenza. Giustifico l'assenza della consigliera e commissaria Rugani, che non può essere presente per un impegno previsto di lavoro, me l'ha comunicato questa mattina. Allora, la scorsa seduta siamo arrivati all'esame delle osservazioni che riguardavano la normativa fino all'articolo 23. Chiederei l'assessore di riprendere dall'articolo 24. Sì, l'articolo 24, concerne, il tessuto recente del territorio urbanizzato classificato B3, che ha già descritto, l'altro giorno l'architetto Cinquini, ossia, diciamo, si tratta del tessuto del nostro territorio urbanizzato più sfrangiato, quello diciamo tendenzialmente più diffuso anche nella campagna, in particolare mi viene in mente la pianura di Capezzano, ma non solo. E quindi è nel territorio urbanizzato recente il tessuto che ha meno omogeneità dal punto di vista tipologico e della disposizione edificatoria. Le osservazioni che sono state presentate su questo ambito sono le seguenti. Allora, prima che incontriamo è l'osservazione numero 42 che abbiamo già visto alla scorsa riunione, o comunque che pone un tema, se non l'abbiamo già visto alla scorsa riunione, identico a quello posto da altre osservazioni della scorsa riunione, cioè forse non l'abbiamo vista, ma il tema che viene posto anche per le B3 è identico, cioè la possibilità di cumulare in queste zone per gli edifici che avevano una destinazione d'uso industriale, artigianale o commerciale all'ingrosso, il cambio d'uso con l'ampliamento. Vi ricordate che nel resto del tessuto B abbiamo, accogliendo parzialmente l'osservazione, consentito che si possa cumulare l'ampliamento di 40 metri quadrati con il cambio d'uso, mentre abbiamo escluso che si possa cumulare la sopraelevazione con il cambio d'uso, vedrete che la soluzione che viene data anche in questo caso è identica. Poi dopo andiamo a vedere il testo dell'articolo. Ora, mancando ovviamente Fabrizio Cinquini, ci vuole che poi o Antonella o Manola condividano a Sì, schermo. ci stiamo provando, mi sono già contattata con Antonella. Intanto vado avanti con l'illustrazione. Poi, altra osservazione in cui diciamo, si fa riferimento all'articolo 24 è l'osservazione numero 70, ma in questo caso c'è una citazione dell'articolo, ma in realtà l'osservazione fa riferimento al problema delle altezze ai fini dell'agibilità. È un'osservazione che abbiamo già visto parecchie volte perché ha citato molti articoli e quindi tutte le volte io ve la recito per correttezza. Osservazione numero 72, anche questa l'abbiamo già vista, pone il tema della possibilità di ammettere nelle zone B, oltre che nelle zone RB, e quindi nelle zone invece del territorio rurale, la funzione agricola. Come ha chiarito l'architetto Cinquini alla scorsa commissione, le funzioni agricole esistenti nel territorio urbanizzato ovviamente possono rimanere tali. Quello che non si, diciamo, consente è il cambio d'uso in funzione agricola di una funzione diversa nel territorio urbanizzato, nel territorio appunto classificato B. Ora, l'unico aspetto
però magari Jacopo ce lo segniamo e lo riaffrontiamo quando è presente l'architetto Cinquini, anche perché credo implicherebbe una modifica, è questo è il territorio, diciamo, urbanizzato più sfrangiato, no? Spesso a contatto anche con le zone agricole. Quindi va capito se questa scelta di non consentire nuove attività agricole, che va senz'altro benissimo, no? Nel centro di Lido di Camaiore, faccio un esempio, si presti invece alla stessa valutazione rispetto a territori che fanno sì parte del territorio urbanizzato, ma sono molto a contatto con zone anche di carattere agricolo. Quindi, se siete d'accordo, questo tema diciamo, ce lo appuntiamo, è una delle cose che andrebbe, secondo me, approfondita, perché, come dicevo, che in una parte del territorio urbanizzato non sia opportuno consentire nuove funzioni agricole è fuori discussione, va capito rispetto alle B3 se la valutazione è uguale. Poi l'osservazione numero 73. Posso introdurre una cosa, cioè su questo sono d'accordo e direi anche un'altra cosa, probabilmente, non so, va verificato, potrebbero anche esistere già delle limitazioni a questo tipo di utilizzo o comunque delle condizionalità, no? Che non facciano nascere problemi di altro tipo, di carattere igienico-sanitario, per esempio, su un certo tipo di attività agricola. Voglio dire, i piani di miglioramento agricolo aziendale, per esempio, che sono lo strumento con cui si fa la modifica, la trasformazione delle aziende agricole professionali, negli articoli della legge regionale, nei regolamenti attuativi, potrebbe avere qualche condizionalità su questo, cioè nel caso in cui si intervenga in aree del territorio urbanizzato, sono ammessi soltanto determinati interventi. Questo vuol dire consentire la possibilità di avere magari dei fabbricati accessori o delle funzioni, come dire, strumentali, non essenziali, ma comunque importanti per un'attività agricola anche nel territorio urbanizzato, compatibili però con le funzioni territoriali in genere. Ecco. Sì, merita un approfondimento. Osservazione numero 73 è uguale alla 42, cioè il caso ovviamente è diverso, il cittadino è diverso, ma pone lo stesso tema, quindi la possibilità di cumulare cambio d'uso e ampliamento. E quindi vale quello che abbiamo detto poco fa sull'osservazione 42. Osservazione 85. È un'osservazione che abbiamo già incontrato nel lavoro, alla quale abbiamo dato una risposta cartografica, per cui ce la ritroveremo tra le osservazioni cartografiche. Citavano anche la norma, ma la risposta che ha dato l'amministrazione è di natura cartografica. Osservazione 193, qui è sempre il problema della definizione di superficie, è un'osservazione che abbiamo ritrovato via via in tutti gli articoli. E quindi già conoscete, diciamo, il tema. 205 è il tema dei centri commerciali naturali che via via abbiamo ritrovato nei vari articoli. Poi, e anche questa l'abbiamo già vista molte volte. Poi, osservazione 228, che è quella del Collegio dei Geometri. Osservazione 228, sull'articolo 24 ci pongono il solito tema della corretta definizione di superficie che abbiamo affrontato più volte, ci pongono il problema dei centri commerciali naturali e del cambio di destinazione d'uso, appunto, rispetto a unità che non si trovino eventualmente al piano terra, e di questo abbiamo già discusso. Poi ci chiedono al comma 4 di indicare l'indice di copertura. Ecco, magari questo appuntiamocelo un attimo perché è molto specifico e dopo andiamo a vedere nella norma come è stato affrontato, perché mi pare che negli altri articoli delle zone B questa questione non era stata, mi sembra, almeno guardando alla sintesi, posta. Poi l'osservazione 230 è quella dell'ufficio e quindi poi la ritroviamo nel testo.
La 273 è un'altra osservazione dove c'è un riferimento all'articolo. Nella 273 si pone il problema del lotto libero che abbiamo già discusso l'altra volta, cioè la richiesta è quella di lotti liberi edificabili per il fatto di essere nelle zone B e per avere una dimensione minima, come era previsto prima, di 400 metri quadrati. Abbiamo spiegato l'altra volta perché questa, diciamo, impostazione del piano deve essere superata. 273, l'ho detta. 331, l'osservazione 331 riguarda il tema dei vani pertinenziali. Anche questa osservazione l'abbiamo incontrata più volte. Abbiamo chiarito già quando è che l'ampliamento consuma, scusate, quando è che l'ampliamento si consuma nel cambio d'uso dei vani pertinenziali. Si consuma solo quando questi vani pertinenziali, come il garage, sono stati dati in deroga, altrimenti se un vano pertinenziale ha condizioni di abitabilità e agibilità può essere utilizzato senza che questo porti al consumo di ampliamento. Altra osservazione è la 429. La 429 del Collegio dei Geometri pone il tema dei solai e dei soppalchi. Ora, le altre volte questa osservazione l'abbiamo, diciamo, no, rimandata perché non riguarda in particolare gli articoli che stiamo guardando, però forse chiedo anche l'ausilio di Manola su questo, potrebbe essere utile anticipare questo ragionamento. Se la memoria non mi inganna e se non faccio qualche errore che l'ufficio può correggere. Allora, le addizioni di cui parla il piano operativo, quindi 40 metri quadrati in più, i 30 metri quadrati in più, i 15 metri quadrati in più nel caso delle politiche per la prima casa, sono sempre addizioni volumetriche. Se voi andate a vedere la definizione che è contenuta nei vari articoli che le prevedono, noi le definiamo come addizioni volumetriche. Questo che cosa comporta? Comporta che va da sé che la realizzazione di un solaio o di un soppalco interna al volume esistente non consuma quell'ampliamento, semplicemente perché non è un ampliamento volumetrico. E quindi, se ricordo bene, nella valutazione che è stata fatta, non serve introdurre delle modifiche normative, proprio perché è chiaro che il fenomeno dell'ampliamento è sempre quello di un ampliamento volumetrico. Tanto più che ora usiamo il parametro della superficie edificabile, che ha a che fare sempre con un fenomeno di carattere volumetrico. Di tal che questo tema dei soppalchi noi ce lo ritroveremo nei regolamenti edilizio. Cioè, sarà regolamento edilizio, fermo restando che si potranno, no, fare soppalchi, a eventualmente dettare qualche regola se il regolamento edilizio lo dovesse ritenere opportuno. Quindi, in realtà, su questa osservazione, che è poi è un'osservazione con la quale il collegio aveva riproposto, diciamo, in forma diversa tutti i temi di quell'altra osservazione, quella della 228. E poi aveva invece aggiunto delle cose, cioè questa cosa del solaio. Ecco, questo tipo di aspetto in realtà, diciamo, si risolve attraverso una corretta interpretazione dell'impostazione che è stata data al piano. Naturalmente la Manola è qui per ogni chiarimento del caso, anche. E allora cos'è che abbiamo parzialmente accolto, se si rimanda al regolamento edilizio? No, questa osservazione, Riccardo, se leggi la sintesi, è un'osservazione con la quale il Collegio dei Geometri ha ripresentato in una forma diversa tutte le cose che erano state dette già nell'osservazione 228. Va bene? Vedi, si propongono le modifiche delle norme e regole d'attuazione come già presentate con precedente osservazione 228, e come indicate nella relativa sintesi alla quale si rimanda. Quindi loro con la 228,
scusate, con la 429 hanno riproposto il contenuto della 228. A integrazione si chiedono le ulteriori modifiche e c'è questa, diciamo così, richiesta, no, di aggiungere nei vari articoli un passaggio sui solai. Allora, siccome però con questa osservazione è stato, diciamo, anche riproposto, sono stati anche riproposti una serie di altri temi, e l'ufficio ha dato una risposta istruttoria che è quella che leggi, di parziale accoglimento. Peraltro vale anche, diciamo, rispetto a questo, a questa osservazione specifica, nel senso che nella sostanza l'osservazione è accolta, perché i solai si potranno fare, ma siccome ci potrebbe essere una disciplina nel regolamento edilizio e siccome non c'è una modifica normativa, diciamo, sembra all'ufficio che, no, la dizione corretta sia parzialmente accolta. Ma ripeto, l'osservazione è su varie cose, perché hanno ripresentato gli argomenti anche della 228, ecco perché trovi parzialmente accolta. Poi 578 è l'altra osservazione che viene, diciamo, in essere. 578 Allora, qui viene posto il tema dei centri commerciali naturali. E viene posto il tema della possibilità di favorire i cambi d'uso che, diciamo, che portino da una destinazione incongrua, dice l'osservante, cioè industriale, artigianale e commerciale all'ingrosso, verso una destinazione residenziale. E, è accolta perché, come abbiamo anticipato, abbiamo appunto introdotto la possibilità di cumulare l'ampliamento di 40 metri quadrati con il cambio d'uso. Questo per quello che riguarda l'articolo 24. Non ci sono altre osservazioni sull'articolo 24 e quindi io andrei a vedere, Manola, scorrendole, le modifiche che abbiamo apportato all'articolo 24. Sì, è Antonella che sta spostando. Allora, partiamo dall'inizio. La prima modifica è quella che ritrovate sempre, cioè il riferimento all'attività edilizia libera. La seconda modifica che trovate è legata al fatto che era necessaria un'indicazione dell'altezza negli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, per cui è stata indicata l'altezza massima di 7,50, salvo quella esistente se più alta. La modifica che trovate sugli interventi pertinenziali è quella che avete già trovato negli articoli precedenti, cioè sarà il regolamento edilizio poi a definire meglio come si interviene. C'è la solita modifica del parametro della superficie edificabile. Tra l'altro dico ad Alberto che l'ufficio edilizia privata sta facendo i calcoli per verificare qual è, diciamo, una misura congrua che consenta una traduzione, diciamo, serena della superficie edificabile o proposta ora con la vecchia superficie utile. Quindi lo stiamo verificando, Alberto, se 45 è una misura sufficiente o no. Mi pare di aver capito che non lo è dalle prime interlocuzioni che ho avuto con l'ufficio edilizia privata, e quindi eventualmente all'esito di quella verifica modificheremo in modo tale che si possa, perché questa è stata la volontà politica sin dall'inizio, avere un ampliamento paragonabile a quello precedente.
dell'attuale RU. Possiamo scorrere, ma no, Antonella? Qui la precisazione che avete trovato anche negli altri articoli sul fatto che le addizioni volumetriche si fanno sull'edificio principale, scorriamo. Stessa modifica sul parametro della superficie, scorriamo pure. E qui la precisazione che il divieto di mutamento di destinazione d'uso vale solo per le unità immobiliari a destinazione commerciale al dettaglio nei centri commerciali naturali, cioè se un'unità immobiliare ha una destinazione direzionale di servizio, il cambio d'uso secondo le regole generali lo può fare. E poi la richiesta che veniva, il mutamento di destinazione d'uso di unità immobiliari esistenti a destinazione industriale, artigianale o commerciale all'ingrosso nella destinazione d'uso residenziale è ammesso in assenza o qualora non siano realizzate le addizioni volumetriche aventi per oggetto la sopraelevazione dell'edificio in un solo piano di cui al precedente comma 2. Quindi, ad esclusione della sopraelevazione, è possibile cumulare l'ampliamento, ossia 40 metri quadrati, con il cambio d'uso, come avevamo già visto nell'articolo 23 che avevamo trattato nella commissione precedente. Quindi possiamo andare avanti, Manola, ti torna quello che dicevo prima sul soppalco? Sì, mi torna, è già anche nel regolamento edilizio vigente la regolamentazione dei soppalchi, è stato inserito anche in quello su cui stiamo lavorando, ora poi è da valutarlo, insomma, vederlo un attimo, però torna perfettamente. Un'osservazione, il Collegio dei Geometri diceva dell'introduzione dell'indice di copertura, no? Che si era detto anche nel mentre si guardava l'osservazione, ma Ecco, hai c'è. ragione, Jacopo. Torniamo indietro, chiedo Non scusa. c'è, c'è Simone. Io leggevo l'articolo è chiaro che l'indice di copertura lo definisci soltanto quando fai la sostituzione edilizia, perché vuol dire che liberi un fabbricato che aveva un indice di copertura sul lotto e ne realizzi un altro perché ce ne fai, ne levi uno e ce ne fai un altro. L'indicazione c'è. Indice di copertura Magari. che non potrà essere superiore al 50%, comma 4. Magari controlliamo se la sintesi dell'osservazione è corretta, cioè Eccolo. vediamo se magari c'è stato proposto un indice di copertura diverso dal 50%. Tra l'altro qui, se ricordo bene, ma non mi ricordo se riguarda il Collegio dei Geometri o altre situazioni, si era creato o altre osservazioni, si era creato un equivoco, dico alla Commissione, perché l'indice di copertura indica la percentuale, l'ufficio mi corregge se sbaglio, indica la percentuale di spazio coperto, ok? Per cui più si abbassa l'indice di copertura, più diciamo aumenta lo spazio libero rispetto allo spazio che viene coperto dalla costruzione. Quindi ci siamo ritrovati osservazioni, ma non mi ricordo di chi, faccio ragionamento generale, dove ci veniva detto date più possibilità, no, in termini di volume, e poi ci veniva proposto un indice di copertura inferiore. Ecco, invece questo è il modo di leggere l'indice di copertura. Ti torna, Manola, quello che dico? Sì, no, volevo dire, ne abbiamo parlato la scorsa volta, non so se vi ricordate, perché in pratica il B3 ricalca le stesse modifiche fatte per la tipologia B2 e ne avevamo parlato la scorsa volta, ne parlava Cinquini. Qual era il concetto? Che siccome io posso demolire dei volumi anche notevoli e teoricamente posso recuperare tutta la volumetria, la volontà era quella di contenere un uso del suolo, un utilizzo del suolo. Per fare in modo che il tessuto, insomma, venga in qualche modo controllato, proprio per evitare una estrema saturazione. Quindi in pratica è lo stesso indice che c'è per i B2, eh? Non cambia niente.
Ecco, casomai Manuela, intanto andiamo avanti e controlla se il Collegio dei Geometri aveva proposto un indice di copertura diverso, nel senso che per correttezza è giusto che la Commissione lo sappia, perché dalla sintesi emerge che era stato chiesto un indice di copertura, però l'indice di copertura, come notava Jacopo, c'è già nel testo adottato, quindi forse hanno indicato una misura diversa, sì, ora lo scelgo. È magari la sintesi che è... diciamo non precisa su questo aspetto. Scusa, però... volevo chiedere una cosa io. Se ad esempio esiste un immobile vecchio, no? Che viene demolito e ricostruito, magari quell'immobile vecchio copriva l'80% della sede, chiamiamola così. Se lui lo demolisce e lo rifà, lo deve fare più piccolo. Però soltanto nel caso del cambio d'uso, Riccardo. Sì, sì, nel cambio d'uso, voglio dire, sì. Esatto, cioè l'idea è, facciamo un esempio. Io ho una volumetria molto importante, no? Artigianale industriale, che quindi aveva caratteristiche anche di un certo tipo rispetto a quella destinazione d'uso lì. Ti do l'opportunità di, no, fare un cambio d'uso residenziale. Nel momento in cui mi fai un cambio d'uso residenziale e quindi ho un'opportunità, no, di recupero magari di una volumetria, che ne so, dismessa, abbandonata o in condizioni di non più commerciabilità dal punto di vista della destinazione d'uso vecchia, ti chiedo, come dire, un'operazione urbanistica che mi consenta di avere un rapporto, diciamo, equilibrato fra gli spazi pieni e gli spazi vuoti. Perché magari le caratteristiche anche edilizie di un intervento residenziale sono diverse da quelle di una destinazione d'uso, che ne so, artigianale industriale. Questo è il senso. Quindi se fai il cambio d'uso ti chiedo un'operazione di ripulitura. Perché in questa zona, Riccardo, ci possono essere anche volumi molto importanti, e quindi diciamo la preoccupazione è quella di avere un minimo di governo, come diceva la Manola, per evitare fenomeni di saturazione, no? Come viene detto un gergo, cioè situazioni in cui diciamo ci sono interventi residenziali che lasciano pochi spazi aperti. Fra l'altro, guardate, ora non la voglio fare troppo lunga, però se ci pensate, anche la vicenda della pandemia un tema ce lo pone, no? Da questo punto di vista, perché pensate voi a cosa ha significato. Io ve lo posso testimoniare, io vivo in un condominio che ha la fortuna di avere una buona resede intorno e i miei bambini giocavano durante la pandemia fuori perché c'è questa resede. Pensate a situazioni nelle quali si recuperi un volume e si saturi il lotto senza creare degli spazi esterni. Cioè è un problema anche di qualità dell'abitare. Avere degli spazi esterni è importante, che poi qualcuno abbia la fortuna, no, di avere una unità immobiliare a sé stante e quindi avere il suo giardino, o che tu abiti magari in un condominio dove la resede è in comune, però avere uno spazio esterno è importante. Quindi ci sembrava 50% equilibrato, no? Perché te dici metà dell'area ci puoi costruire e metà dell'area è risede. Però ecco, è corretto in ogni caso che si guardi quello che ha proposto il Collegio dei Geometri, al di là della sintesi che è stata riportata nel registro. Comunque il senso è questo, Riccardo, il senso è questo. La qualità dell'intervento rispetto agli spazi aperti. Bene, se non ci sono altri interventi procediamo con il 25. Allora, sull'articolo 25... abbiamo la solita osservazione 193 che ci dice di eliminare la parola calpestabile, insomma la definizione di superficie. Abbiamo l'osservazione 228 del Collegio dei Geometri che sull'articolo 25 Simone, perdonami, ti volevo fare una domanda, sono stato raggiunto da una telefonata a cui dovevo rispondere per forza. Faccio un passo indietro, cambio di destinazione d'uso da artigianale, industriale a residenziale. Se non demolisco la struttura esistente, ma recupero la struttura esistente, ottimizzandola,
non devo, dico, se eccedo il 50%, togliere una fetta di immobile per garantire il 50%. Posso Esatto, lavorare. se torniamo indietro, guardiamolo il comma. Mi fai la sostituzione in quel modo Eh lì, sì, Alberto. per la sostituzione basta. È solo la sostituzione, Alberto. Sì, Sì, no, guarda, no. tra l'altro la tua è un'osservazione utile, no? Nel senso, è quando demolisci che io ti chiedo uno Benissimo. sforzo di qualità del nuovo tessuto che realizzi. Eh? Va bene. Poi, articolo 25, allora stavo citando Ecco, scusa, l'osservazione che... volevo specificare che l'articolo 25, adesso siamo tra gli insediamenti a prevalente funzione produttiva e specialistica, Ah sì, siamo usciti, diciamo. scusate, tra l'altro Jacopo l'aveva sottolineato, che è bene prima di entrare nel merito, fare un minimo di introduzione. Sì, qui siamo nel territorio urbanizzato, non siamo più nel tessuto B, cioè in un tessuto prevalentemente residenziale, dove qua e là ci possono essere anche destinazioni d'uso diverse, ma diciamo è soprattutto un territorio residenziale. Siamo nelle aree classificate D, poi vedrete che ci sono varie classificazioni della D. Queste sono le aree dei tessuti produttivi che si trovano lungo le strade. Stavo dicendo che c'è un'osservazione dei geometri su questo articolo, le stavo appunto scorrendo, dove però mi pare che l'unica richiesta sia anche in questo caso di sostituire il parametro della superficie calpestabile, non ne vedo altre. Poi andando avanti nello scorrere le osservazioni, c'è quella di ufficio e quindi poi vediamo le modifiche come sempre. C'è poi la 429, che è la questione del soppalco, sempre geometri, e quindi l'abbiamo affrontata. Quindi Manola, non ce ne sono altre di osservazioni su questa norma, quindi la possiamo scorrere. Vedete il solito, anzi Antonella, scusa, la possiamo scorrere. Vedete il solito riferimento all'attività edilizia libera. Ecco, anche qui non era indicato il parametro dell'altezza e quindi lo abbiamo indicato. Abbiamo detto nel caso di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, l'altezza massima degli edifici non potrà essere superiore a 1,50 m, salvo quella esistente se più alta. Poi la solita modifica del parametro della superficie. Andiamo avanti. Una correzione di italiano. Avanti. Basta. Articolo 26, sono le aree di 2. Le aree di 2, chiedo però conferma a Manola su questo. Fanno sempre parte del tessuto produttivo, ma diciamo fanno riferimento a zone dove ci sono più agglomerati con le stesse caratteristiche. Tant'è che vedete si chiamano insule specializzate, quindi sono zone del nostro territorio dove c'è diciamo una concentrazione particolare, no, di aree con queste funzioni. E hanno anche dentro il D2 delle caratteristiche miste, non omogenee. Quindi nell'ambito del tessuto produttivo incontriamo anche funzioni varie. Tant'è che vedete nel comma 1 si dice che questo tipo di classificazione è equivalente ai morfotipi inseriti nel PIT della regione Toscana TPS2, che possono essere produttive, commerciali, addirittura in qualche caso direzionali, perché ricordatevi sempre che questo tipo di classificazioni non le scegliamo noi, ci sono imposte dalla disciplina regionale. Noi dobbiamo seguire lo schema della disciplina regionale dal punto di vista dei morfotipi, questo è il termine tecnico che viene utilizzato,
che dobbiamo individuare sul territorio. Ora, sull'articolo 26, ci sono le seguenti osservazioni. La numero 6, che però ci chiede soltanto la correzione di alcuni riferimenti normativi errati e che quindi è accolta. Poi l'osservazione 14, dove in realtà l'articolo è citato, ma la modifica che si chiedeva è riferita all'articolo 19. E quindi fatemi controllare per correttezza se quando abbiamo trattato l'articolo 19 questa osservazione l'abbiamo già vista, perché non me lo sono segnato almeno io. Sì, l'abbiamo già vista quando abbiamo trattato l'articolo 19. Poi andando avanti abbiamo l'osservazione 148, l'osservazione 148 dice, è così breve la sintesi che conviene leggerla, si chiede che possa essere consentita anche agli interventi sui fabbricati esistenti con destinazione produttiva in zona D2 la possibilità di ampliamento prevista per gli interventi di sostituzione edilizia, 30% della superficie coperta o della superficie calpestabile, subordinata all'approvazione di PUC convenzionato, comportante l'obbligo di non cambiare destinazione d'uso per 10 anni. Quindi qui si chiede una possibilità in più di ampliamento nella destinazione produttiva, vedrete che questa è stata accolta. 193 è la solita richiesta di modificare il parametro della superficie calpestabile nel parametro corretto, la 228 che è quella dei geometri, idem come abbiamo visto per l'articolo 25, stessa cosa, cioè ci chiedevano una correzione, mi pare basta, del parametro della superficie, controllo. Sì, a me dalla sintesi risulta così. Poi l'osservazione 230, che è quella d'ufficio e che quindi poi ritroviamo nel testo, l'osservazione 429 che abbiamo già visto e che fa riferimento al tema dei soppalchi, la 480 e invece è specifica, mi pare, sull'articolo 20-26, dove ci viene posto il problema della correttezza della definizione di superficie, tema di cui abbiamo discusso e discusso più volte, il tema dei solai, uguale, per, diciamo, nello stesso modo con cui c'è stato posto dal Collegio dei Geometri, e poi ci viene detto inserite tra le categorie funzionali ammesse quella residenziale. Praticamente è tutto accolta tranne la parte del mutamento d'uso in residenziale. Questo per una cosa molto semplice, cioè queste aree classificate di D2 sono le aree che hanno proprio un'identità di carattere produttivo, mentre nel tessuto B
ci sono sparse, no, nel territorio urbanizzato varie destinazioni d'uso e spesso anche in situazioni di non omogeneità sotto il profilo pianificatorio, e quindi si apre, no, al recupero del patrimonio edilizio con destinazioni d'uso residenziale. Queste sono invece aree produttive, e quindi per questo motivo nelle aree produttive si mantiene, diciamo, il divieto del cambio d'uso in Ma residenza. dopo prosegue, dice il complesso, c'è un'altra cosa che chiede, di rotaio, quella lì. Sì, ora io guardavo, Riccardo, la parte che riguarda l'articolo, no? Che è dove chiede sostanzialmente la modifica normativa che viene chiesta è di poter inserire nell'articolo 26 la possibilità del cambio d'uso in residenziale. Poi, Simone. sì, poi se c'è, scusate, no, volevo finire. Altro tema è se c'è stato posto un problema di classificazione, magari, non, magari è stato fatto con un'altra osservazione. Io a memoria ora non me lo ricordo. Questa è la richiesta di modifica del 26, non la richiesta di modifica della classificazione, diciamo, sua. E quindi è sbagliato a giudizio dell'ufficio cambiare questa previsione, perché queste sono le aree specializzate produttive, quindi dobbiamo difendere, diciamo così, questa caratteristica, perché sono aree appunto che hanno un'identità produttiva. Ecco, dicevi Alberto? In diverse circostanze era proprio una peculiarità dell'abitato del limite di Camaiore, ma di Capezzano tutto e della frangia superiore di Lido, erano localizzati delle attività artigianali, dei capannoncini dove venivano esercitate le attività artigianali, no? Di meccanico, specialmente quelli che riparavano i trattori. All'intorno della quale poi si è sviluppato il B2 o il B3, no? Ho visto che le aree da definizione erano aree con le D2, aree con vocazione chiaramente produttiva. In realtà ho visto dei D2 all'interno di zone B3 e B2 dove l'unica unità immobiliare è identificata B2. Secondo me vale il principio esattamente contrario. Per salvaguardare la tutela e la serenità del centro abitato, andrebbe incentivato di spostare quelle D2 e magari localizzare da un'altra parte e in quei contesti lì particolari consentire il cambio d'uso residenziale, perché se no, dico, hai sempre. Dico il frullino, il meccanico che batte col martello, la gente che parcheggia le macchine e quant'altro in un contesto di attività. Questa era la mia osservazione. Alberto, la riflessione che faccio è questa, che in quel caso probabilmente è discutibile la classificazione, cioè secondo me sarebbe sbagliato avere una norma che per tutte le D2 consente il cambio d'uso residenziale. Se poi invece ci sono situazioni nelle quali, diciamo, era più da classificare B, per essere chiari, poi B1, B2 o B3 a seconda delle caratteristiche, che D2, e allora, diciamo, via via che troveremo le osservazioni, qualcuna ce n'è, via via che troveremo le osservazioni cartografiche, bisognerà tenerne conto. Secondo me, nell'esatto modo in cui stai dicendo tu, cioè laddove c'è una realtà produttiva importante, è corretto classificarla di due. Laddove c'è una realtà produttiva disomogenea rispetto al contesto di riferimento, che crea anche problemi magari, è corretto classificarla B, perché si riconosce che la prevalenza del tessuto in quel caso ha più caratteristiche di B. Ora, io lo dico così in termini tecnici corretti, probabilmente fino a un certo punto, ma il senso è questo qui. Esattamente quello che stavo dicendo. Bravo, esattamente così, hai colto perfettamente nel segno. Poi, Posso intervenire un attimo? Manora, certo. No, facevo riferimento al ragionamento che faceva giustamente Alberto Iacomini, che aveva capito la problematica.
Cioè, in pratica, adesso quando noi parliamo di queste, sono aree, cioè non è il singolo edificio. Allora, noi abbiamo una problematica quando ragioniamo col concetto di area, dobbiamo anche fare la verifica acustica, perché le normative acustiche impediscono di fare la residenza nelle zone artigianali e industriali. È proprio una destinazione d'uso incompatibile. Quindi noi bisogna stare attenti anche, capito, alla possibilità, come dicevi te, capisco benissimo l'obiettivo, la finalità, però bisogna vedere, ecco, la situazione, rapportarla con il piano acustico nostro. Sì, contestualizzarla, però va da sé, è oggettivo, Manola, che un unico fabbricato artigianale con intorno 60 immobili di residenza può essere un D2, no? È incoerente quel fabbricato lì nella zona, non è il contrario, cioè, è questo quello che sollevavo io. Ora te vedrai, lo diceva prima l'assessore nella descrizione delle insule specializzate di due, che sono tessuti produttivi con funzioni miste, cioè, come dire, trovi anche commerciale, direzionale, cioè trovi un po' tutta una serie di destinazioni. Okay, no, ma siccome ho prontezza di edifici singoli, uno, quindi non un negozio, un edificio con 50 case intorno, un edificio con 50, cioè dove c'è un'attività, non magari, però vabbè, tanto lo vedremo, avranno fatto le osservazioni, lo vedremo di volta in volta. Certo, vai. Certo. Secondo me la soluzione del problema sta nella cartografia, ecco, nelle osservazioni cartografiche. Allora, l'ultima osservazione sulla norma è la 540. Qui ci viene posto un tema che è quello delle case di guardianaggio, cioè si dice ammettete nelle aree di la destinazione d'uso residenziale ai fini di fare le case di guardianaggio. Allora, che numero è, Simone? È la 540. Bene, grazie. Allora, noi nel dire che l'osservazione non è accolta, spieghiamo, cioè l'ufficio, ora io uso un nos maiestatis, ma insomma è un'istruttoria dell'ufficio, che le case di guardianaggio, fra l'altro noi abbiamo anche avuto una sentenza nel comune di Camaiore qualche anno fa, non sono una destinazione d'uso residenziale. Le case di guardianaggio sono una destinazione, fanno parte della destinazione d'uso produttiva, perché sono svolgono una funzione accessoria all'immobile. Quindi questo è l'aspetto, diciamo, che va tenuto presente. Poi Manola, magari, io non mi ricordo dov'è, andiamo a vedere qualcosa, mi pare noi abbiamo detto su questo nel piano operativo, però non è una destinazione d'uso residenziale. Ecco, il concetto è che non è una residenza autonoma, capito? Ma sono pertinenze dell'attività industriale o artigianale. Esatto. Anche qui che interrebbe il discorso acustico. Poi se tu inserissi un'attività residenziale all'interno di un'attività industriale. Sì, certo Riccardo, però qui è proprio, cioè loro dicono dateci la possibilità introducendo la destinazione residenziale di fare le case di guardianaggio e la risposta sì, è... Ho capito, dico no, ma ho capito, ma anche se noi si desse la possibilità, no? Per amor di Dio, subentrerebbe il discorso acustico che lo vieta o no? Se noi dessimo la possibilità di fare delle unità residenziali non ci sarebbe più il legame pertinenziale con l'immobile, sarebbero vendibili al di là dell'immobile ad uso produttivo a cui accedono e quindi si creerebbe il problema dell'acustica, certamente. Tanto è vero che vengono accatastate come capannoni, è un pezzo del capannone, non hanno la categoria A le case di guardianaggio, no? Nella planimetria vengono rappresentate insieme all'attività. Ok, io non ho altre osservazioni sull'articolo in esame, per cui possiamo
scorrerlo. Allora, la solita modifica dell'attività edilizia libera, anche qui è stato precisato quant'è l'altezza, come avevate visto nell'articolo precedente. Come vedete, c'è la correzione solita della superficie. Oh, questa è la modifica invece che deriva da una delle osservazioni che abbiamo visto prima, cioè favorire lo sviluppo, la riqualificazione degli insediamenti produttivi. Questa merita di essere letta, Allo scopo di favorire il riordino e la riqualificazione insediativa di questi tessuti e la suscettibilità, qui c'è un errore di italiano, correggiamolo, alla completa utilizzazione ai fini produttivi tramite preventivo progetto unitario convenzionato riferito all'intera partizione spaziale individuata dal PO, è altresì ammesso in termini premiali l'incremento volumetrico di cui al precedente comma 3e fino al 30% della superficie coperta in alternativa della superficie utile edificabile o edificata esistente. In questo caso l'altezza massima degli edifici non potrà essere superiore a 1,10 m. Il complessivo intervento con incremento volumetrico premiale è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione nella quale sono stabilite modalità di sistemazione ambientale, l'impegno del proponente a non mutare la destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 10 anni, nonché le eventuali condizioni per l'uso pubblico delle strutture all'aperto pertinenziali con riferimento particolare al parcheggio. Se torniamo indietro, torna un po' indietro, Manola. No, non troppo. Andiamo al comma 3. Ah, scusa Antonella, non Manola, sei te che lo manovri, Antonella. Allora, qui secondo me c'è un riferimento sbagliato, magari diciamolo a Fabrizio Cinquini che lo verifichi per la prossima volta al comma 3, perché nel comma 3 non mi pare che si parli dell'ampliamento volumetrico, è nel comma 2 che si dicono quali sono gli interventi possibili. Però vedete, la novità è questa, che mentre prima la norma diceva è altresì ammessa la sostituzione edilizia con contestuale incremento volumetrico premiale rispetto a quello indicato al precedente comma 2, infatti è il comma 2. Adesso questo incremento premiale, cioè fino al 30%, perché vedete, andiamo al comma 2, vedete, l'addizione volumetrica normale è 20%, ok? E anche in caso di sostituzione edilizia è 20%. Cosa diciamo noi ora accogliendo l'osservazione che avevamo visto prima? Andiamo giù al comma 4, Manola, diciamo che questo ampliamento premiale del 30%, purché venga sottoscritta la convenzione che ti obbliga per 10 anni a non mutare l'uso e eventualmente disciplinare l'uso pubblico delle strutture aperte pertinenziali, questo premio del 30 fino al 30% si dà anche se l'intervento non è di sostituzione edilizia. Prima era limitato all'intervento di sostituzione edilizia, mentre ora lo si concede anche se l'intervento non fosse di sostituzione edilizia. Questa è la novità. Non so se mi sono. Sì, ma come mai Simone 30% o perché non 40, 50? È una misura, è un incremento che abbiamo visto, è consono alle richieste? Allora, tieni presente, Riccardo, che quando un Attività ampliamento. produttive, no? Si parla dove Sì, sono. allora tieni presente questo: quando un ampliamento tu lo disciplini in percentuale, no? E non in metri quadrati precisi, chiaramente il governo di questo fenomeno è più complicato, no? Perché varia a seconda della grandezza dell'edificio di partenza.
Il 30% è sostanzialmente un terzo, no, dell'edificio di partenza. Non è poco, di fronte a tessuti che sono classificati di due, cioè tessuti che normalmente hanno una certa importanza. A noi sembrava una percentuale congrua, era quella che avevamo già indicato, ma l'avevamo limitata alla sostituzione edilizia. Adesso abbiamo dato la Volevo dire, possibilità. se un'azienda ci avesse possibilità e a un'area si sviluppa talmente tanto, magari la superficie coperta in quel momento non era così tanta, ma c'ha gli spazi giusti e cresce, cioè magari prevederei anche non solo in percentuale della superficie coperta, ma anche uno sviluppo in tanti metri quadri a seconda. La contestualizzerei a seconda delle circostanze, magari dico una cosa sbagliata. Beh, se vuoi su questo tema ce lo segniamo, magari ci si fa una riflessione, per amor di Dio. Non è facile, Riccardo, fare una disciplina, Contestualizzare. no? Non è perché non puoi fare una disciplina caso per caso. Quindi capisco quello che dici, cioè magari ci sono situazioni in cui anche un ampliamento maggiore non crea problemi di nessun tipo, lo capisco, a seconda dello spazio che hai a disposizione. Diciamo che qui dovresti introdurre un parametro sull'indice di copertura, no? Cioè dovresti dire in ogni caso non puoi superare un indice di copertura. Ecco. Quindi magari Manola ce lo appuntiamo. L'ho già appuntato e ci pensiamo, perché appunto Riccardo non è facile, non è più, oltre a non essere facile, non è possibile riuscire a capire tutte le casistiche. Però devo dirti Capisco. che non abbiamo avuto tante osservazioni che chiedevano l'aumento di questo quantitativo. Faccio per dirti che probabilmente in questo quantitativo forse sono già soddisfatte le necessità, ecco, solo per dire Sì, ma questo. io Comunque. dicevo, ma anche volevo essere un po' lungimirante, fra virgolette, Sì, nel senso che no, ma ci ragioniamo, ti facciamo sapere. scorriamo l'articolo, Antonella. Questa è una correzione di un errore, diciamo, testuale. Bene, possiamo andare. Posso fare una richiesta? Perché non me lo ricordo, ma sicuramente magari la Manola mi sa già rispondere. Allora, non mi ricordo soprattutto gli effetti e la combinazione tra la 65 e il codice del commercio regionale, perché in merito soprattutto alla funzione della grande struttura di vendita commerciale alimentare, cioè una media distribuzione alimentare rispetto a una grande distribuzione alimentare cambia categoria funzionale, ovvero è commerciale al dettaglio la media struttura di vendita e la grande struttura di vendita è commerciale all'ingrosso, oppure no? Perché No, se io Jacopo, io ho capito la domanda perché te fai riferimento al fatto che qui escludiamo la media struttura di vendita alimentare e ti domandi se ho capito bene. la media la escludo, ma se posso farla grossa e commerciale lo stesso. Ora, questa cosa quando c'è Fabrizio la verifichiamo con lui, ma credo te lo possa confermare anche la Manola. Il motivo per cui non serve qui escludere la grande struttura di vendita alimentare è che noi avremmo dovuto prevederle nel piano strutturale, le grandi strutture di vendita. Avendole invece nel piano strutturale escluse, non previste, non è possibile per previsioni del piano strutturale fare grandi strutture di vendita, sul nostro territorio. Se mi ricordo, il tema è in questi termini. Manola? Lo poniamo strutturalmente. Confermo, ci vuole la destinazione specifica, quindi di piano strutturale per le grandi strutture di vendita, alimentari o non, eh? Esatto,
Però, ma no, dammi chiarisci anche questo aspetto. Allora, siccome ovviamente questa disposizione giusta l'abbiamo introdotta in uno strutturale per le future, no? Per le esistenti, invece, che categoria funzionale hanno? Cioè, sono commerciali al dettaglio, pur essendo grandi strutture, o sono commerciali all'ingrosso? No, 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 sono no, attività. sono al dettaglio, che sia una media o grande vendono direttamente, mentre all'ingrosso vendono solamente Va bene, certo, chiaro, ai chiaro. professionisti, alle ditte e così via. Allora, proseguendo negli articoli, abbiamo l'articolo 27. L'articolo 27 individua invece tessuti dove le funzioni, diciamo, non sono miste come nel D2, ma sono a prevalente vocazione artigianale industriale. Sull'articolo 27 abbiamo queste osservazioni. La scienza. Scusa, scusa, per intenderci sono le bocchette, il D3. Nel nostro territorio sono le bocchette. Sì, scusate, ora io andavo di furia. Vedete? C'è scritto al primo comma e sostanzialmente coincidenti in esito alla puntuale ricognizione effettuata dal PO con gli insediamenti appartenenti all'area produttiva ecologicamente attrezzata delle bocchette. Insomma, la definizione che vi davo è giusta, ma nel nostro territorio ci abbiamo solo le bocchette, per essere chiaro. Allora, la prima osservazione che incontriamo è la 170. La 170 chiede, è il proprietario di un capannone, chiede di poter destinare una parte del proprio capannone al commercio al dettaglio. E chiede più in generale che tale possibilità sia estesa appunto alla vendita di prodotti anche non derivanti dall'attività artigianale industriale. E niente, poi dice: questo consentirebbe una più facile collocazione del bene sul mercato immobiliare. Noi sostanzialmente non l'accogliamo questa osservazione, cioè l'ufficio propone il non accoglimento perché noi pensiamo che sia sbagliato che l'area industriale delle bocchette possa trasformarsi in un'area fatta di, insomma, tanti negozi di commercio al dettaglio, perché le aree, diciamo, del commercio al dettaglio nel nostro comune che vanno qualificate sono quelle delle aree commerciali naturali. Naturalmente, come sapete, nella destinazione d'uso artigianale è prevista la possibilità di vendere i prodotti che vengono realizzati dall'impresa artigiana, cioè se io costruisco un bene, produco un bene, lo posso anche vendere. Il problema è che non posso fare intermediazione commerciale se sono un'impresa artigiana. Poi 193 è la solita osservazione che ci chiede di correggere il parametro della superficie. 203, stessa questione posta nella 170, si chiede la possibilità di fare il commercio al dettaglio. E quindi la risposta è quella che abbiamo già visto. 221. Ecco, qui si chiede invece una cosa diversa, cioè di poter annoverare nelle possibilità di cambio d'uso la destinazione direzionale. Vedrete, poi lo andiamo a vedere nel testo, che questa osservazione è stata parzialmente accolta, cioè mentre ci sembra che la destinazione d'uso commerciale al dettaglio sia incompatibile con l'identità delle bocchette, che sono appunto un'area artigianale industriale,
Sul direzionale abbiamo fatto una apertura, poi la vediamo in che termini sul testo normativo. Poi 228, l'osservazione del Collegio dei Geometri sull'articolo 27 ci hanno soltanto, mi sembra, proposto la correzione dell'addizione di superficie. Poi 230 è l'osservazione ufficio, 377 Mercato grafico questo. Qui chiedevano una modifica o cartografica o normativa per consentire l'uso del bene a scopi ludico-sportivi. Anche questa, come vedrete, è parzialmente accolta. Poi vediamo in che termini, nel senso che anche da questo punto di vista ci sembrava che qualche destinazione in più nell'area delle bocchette possa essere ammessa. Ed è la 377. Poi 429 è l'osservazione. Scusa, Simone, però qui cioè, riesco a capirla questa osservazione qui. Cioè, non c'è scritto niente nella sintesi. E te la spiego, nel senso che se la sintesi è spiegata male, te la spiego io. Nulla. Io via via che le leggo, avendole già viste, diciamo, nella fase istruttoria con l'ufficio, me le ricordo, no? Non tutte, ma tante sì. Praticamente questo è un cittadino che ha un immobile nelle Bocchette, Riccardo, e chiede di poterlo adibire ad attività sportiva, cioè dice: si presterebbe bene per alcune attività di tipo sportivo. Se mi ricordo bene, come è scritto nella sintesi, ludico-ricreative, cioè questo cittadino ha un capannone che si presterebbe bene ad essere utilizzato per alcune attività ludico-ricreative che si possono fare anche al chiuso. E quindi il tema che pone, ora al di là della sua esigenza, il tema che pone a livello normativo è la possibilità o meno di ammettere nelle bocchette e in che termini destinazioni sportive. Questo è il tema che ci pone il cittadino rispetto agli immobili, eh? Rispetto agli immobili. Vedremo che parzialmente è stata accolta, almeno nella proposta che ne fa l'ufficio, ma per vedere come dopo guardiamo il testo. Poi, questa era la 377. 429 è l'osservazione numero due, chiamiamola così, dei geometri sui soppalti che abbiamo visto più volte e di cui abbiamo parlato. La 623 è l'ultima osservazione che si incontra sull'articolo 27. 623. È l'osservazione dell'ordine degli architetti. Allora, sull'articolo in esame, Che punto è? allora, onestamente, io sull'articolo in esame non vedo modifiche che vengano fuori dall'osservazione degli architetti, quindi immagino che non abbiano, diciamo, individuato puntualmente una modifica all'articolo, ma Ascolta, nell'istruttoria vedo un riferimento che dice accolta introducendo un'apposita indicazione normativa all'articolo 27. scusa Iacopo. Pretesto il 4D. Ah, perché mi era andato nella pagina, scusate, è vero, è 4D. Quindi il 4D è, eccolo qua, scusate, abbiate pazienza. Si chiede di valutare se consentire la destinazione d'uso direzionale negli insediamenti aperti alle bocchette. Quindi l'ordine degli architetti dice: ammettete la destinazione d'uso direzionale alle bocchette? È uguale a quella che abbiamo visto poc'anzi. A una di quelle che abbiamo visto poc'anzi, vedremo che è parzialmente accolta. Allora, possiamo andare sul testo perché a me non ne risultano altre di osservazioni.
E quindi chiedo ad Antonella se possiamo scorrere l'articolo 27. Dall'inizio. Allora, la prima modifica è quella solita con riferimento all'attività edilizia libera. Andiamo avanti. Modifica del parametro della superficie. Andiamo avanti. Idem, avanti. Oh, questa è la novità che avremmo introdotto sulle destinazioni d'uso, comma 8. Allora, è altresì ammessa la categoria funzionale, direzionale e di servizio qualora sia riferita a non più del 30% della superficie edificata degli edifici o complesso di edifici esistenti, purché ricadenti nel medesimo resede di pertinenza. Sono ammesse percentuali, andiamo avanti Antonella, sono ammesse percentuali maggiori di quelle precedentemente indicate, previa formazione di un progetto unitario convenzionato, mediante il quale è riconosciuto l'interesse pubblico delle destinazioni previste e sono regolate le modalità di uso anche convenzionato delle strutture. Il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in una categoria funzionale tra quelle previste è sempre ammesso con le seguenti prescrizioni e limitazioni. Il mutamento di destinazione d'uso da industriale artigianale a direzionale di servizio è soggetto al rispetto all'interno dell'area di intervento e degli spazi a parcheggio previsti per le aree a destinazione direzionale, secondo quanto disposto dalle norme regolamentari e legislative nazionali e regionali in materia. Nel caso di attività miste, gli standard applicabili verranno individuati come sommatoria dei singoli standard in relazione alle percentuali riferite alle diverse attività. Per le sole unità immobiliari esistenti, aventi destinazione legittima e agibile commerciale al dettaglio, il mutamento totale o parziale in direzionale di servizio è invece sempre ammesso. Quindi noi Simone, diciamo sì. una cortesia, se si torna un attimo indietro quando parli del 30% della destinazione direzionale, secondo me va specificato bene perché nel risiede del fabbricato, se fosse un risiede al comune, a volte sono presenti anche 3 o 4 unità immobiliari, ok? Quindi se parte la prima unità immobiliare, fino al 30% potrebbe usufruire esaurendola di quella che quantità che esprime l'immobile nella sua interezza, precludendo agli altri la possibilità di farlo. Quindi metterei riferita a ogni unità immobiliare esistente al momento dell'approvazione del piano operativo. Allora, appuntiamoci questa osservazione che ha fatto Alberto e poi la verifichiamo con Fabrizio, cioè Sì, a Alberto, 17. mi fai vedere il punto in cui la inseriresti nella norma, per favore? No, vabbè, lo possiamo leggere insieme. Io ho dato il concetto. Sì, Ho dato il sì. concetto. Ho capito qual è il concetto, cioè Alberto dice, attenzione, perché se ci sono molte unità immobiliari che fanno parte della stessa area, poi ce ne potrebbero essere alcune diverse che cambiano al 100% la destinazione d'uso. Vabbè, ho capito qual è il tema, affrontiamolo con Fabrizio. Ci sta anche, diciamo così, che una lettura corretta della norma lo possa risolvere, questo problema, però non voglio, diciamo, precludere nulla in termini di approfondimento. Quindi. No, il mio era un commento, poi chiaramente era un una valutazione, via voce alta. Eh sì. Invece io mi domandavo una cosa, Simone, la questione del cambio d'uso in direzione di servizio per quanto limitato al 30% della superficie edificata, in che relazione sta con l'ampliamento? Cioè, io faccio l'ampliamento, lo cumulo, arrivo al 25%, non superare il 25% della superficie, dopo faccio il cambio d'uso. Beh, allora, questo lo posso fare. in Sì. realtà non fa il cambio d'uso, cioè l'edificio rimane sempre
destinazione artigianale o industriale, una parte, una Parziale. porzione nel limite del 30% può essere utilizzato come direzionale di servizio. Sì, quello che voglio dire è però che il volume in questo caso me lo prendo con l'ampliamento, capito? Sì, ma non Però è, ma Manuela, è ammissibile. Sì. non è, cioè è vero che è solo una porzione, è vero anche che è una porzione che può avere una sua autonomia. Se no, non era necessario scrivere che è ammessa, no? Nel momento in cui l'ammetto, posso ricavare nella superficie indicata dalla norma anche una o più unità immobiliari, no? Purché io stia nella percentuale del 30, cioè è Anche possibile perché fare. fino al 49% non è cambio di destinazione d'uso. No, ma appunto, ma questo vale, questa regola del 49% vale nell'unica unità immobiliare, no? Cioè, se io ho un'unica unità immobiliare con una funzione mista, quando vado a vedere qual è la destinazione d'uso di quel bene, devo guardare alla superficie prevalente. Ma quando ho un'unica unità immobiliare, questo invece questa è una norma invece che consente anche i frazionamenti, anzi, è pensata proprio in vista di un frazionamento. Cioè, io faccio un intervento su un immobile per recuperarlo e una parte la posso, anche frazionandola, destinare al direzionale di servizio. Questo è il senso della norma. Tra l'altro l'avete visto, no? 30% come regola. Con il PUC, se Antonella scorre diciamo, il testo, con il PUC, cioè con il piano unitario convenzionato da approvare in consiglio comunale, che riconosce l'interesse pubblico dell'intervento e che può anche proporre un convenzionamento delle strutture all'uso pubblico nelle forme che la convenzione approvata dal Consiglio prevederà, questa percentuale si può anche superare. Questo di fronte ovviamente a progetti dove c'è un riconosciuto interesse pubblico da parte del Consiglio comunale. L'unica cosa che mi preme, ecco, aggiungere è che magari Manuela controlliamolo, più che altro facciamolo vedere ai commissari, lo dico anche ad Antonella, nella categoria d'uso direzionale e di servizio ci stanno tante cose, eh? Andiamola a vedere, ricordatevelo, nell'allegato, ora io a È in memoria fondo, è l'allegato in fondo, aspetta, che ti lo guardi. È l'allegato. Sì, Ah, qua mi pare sia. Sì. è l'appendice A, pagina 135, è in fondo, Antonella. Sì, mi pare opportuno farlo rivedere alla commissione perché almeno c'è la percezione, diciamo, precisa cioè, di che cosa significa Eccolo, questo. eccolo, eccolo, Anto, ci sei passata. Torna, Vai sotto, vai Antonella. avanti. Eccolo, no, no, ancora. Ferma. Allora, torna sopra Antonella un pezzettino. Su, su. Ancora Antonella. Lì, ferma. Eccolo, eccolo. Allora, vedete, direzionale di servizio. Nella categoria direzionale, scorri Antonella. Avanti. Ci stanno tutte queste cose, banche, assicurazioni, attività di istruzione ed educative, servizi ospedalieri, uffici professionali, palestre, piscine, centri per il fitness e la pratica sportiva, a proposito dell'osservazione che ci veniva fatta sullo sport, servizi di ospitalità temporanea diverse dalle attività ricettive, quindi collegi, pensionati, studentati, autorimesse, garage, parcheggi privati. Nella categoria di servizio ci stanno anche altre cose. Andiamo avanti. Vedete, tutte le attività di carattere istituzionale o amministrativo, di culto, strutture sociali, strutture di assistenza sanitaria, servizi, impianti, strutture, attrezzature sportive per il gioco,
e di interesse urbano e di quartiere. Ma il culto ha un senso, quello lì di culto religioso all'interno di un'area produttiva? Una domanda? No, ma quelle di culto stanno per legge nel direzionale di servizio, Sì, Riccardo. ma Questo viene. se noi lo prevediamo, lo possono anche fare, no? E per forza fa parte del direzionale di servizio Capito? No? legge, cioè non è No, l'ho che. capito. L'ho capito, ma lo escluderei, no? Questa qui, tranne. Non posso dire direzionali di servizio sì, ma di culto no, nel senso che Tranne. fra l'altro, insomma, si vorrebbe anche un problema, cioè, Scusa, lì non c'è il problema acustico, ma non lo so. però ecco, non vedrei, diciamo, Riccardo, grandi problemi, nel senso Per che non. amor di Dio, ma mi sembra si allarghi un po' troppo, no? Un'area di. Questo è un ragionamento, per l'amor di Dio, come ti posso dire, che ha una sua ragion d'essere, nel senso che non è detto che la scelta sia giusta, però non è che lo possiamo fare sui luoghi di culto, dico questo ragionamento, lo dobbiamo fare in generale rispetto alla destinazione d'uso direzionale di servizio. A me, diciamo, all'ufficio, all'amministrazione. Sembra che dare un'apertura a funzioni, diciamo, che spesso sono compatibili con un'area industriale non sia sbagliato in quei limiti lì del No, ma le 30. altre, ma io le altre le condivido tutte, eh. Condivido quella. Però ecco che un luogo di culto non possa stare in un'area industriale, boh, insomma, dipende da che luogo di culto è. Non ti dimenticare che c'è il limite del 30%, cioè non è che ora. Sì, ho capito, ho capito. Volevo, Simone, io la considerazione che facevo prima però era capire invece, scusami se ci torno, se vogliamo legare la possibilità, diciamo, della rigenerazione anche delle unità immobiliari esistenti, soprattutto di quelle, alla possibilità che poi si arrivi anche a un cambio parziale di destinazione d'uso, perché vedevo Allora, questa possibilità. sì, Jacopo, per come è scritta la norma, però appuntiamocelo, lo dico all'ufficio, lo verifichiamo con Fabrizio, per come è scritta la norma, i due interventi sono cumulabili. Cioè io Ma non posso. si trova nulla di grave, in realtà, perché nel senso. Quindi bisogna domandarsi se è una scelta giusta o no. Ecco, tutto qua. Però per come è scritta la norma, è possibile fare l'ampliamento e poi chiedere il cambio d'uso parziale nei limiti del 30%, e anch'io non ci troverei niente di strano, Però non anzi. si trova nulla di male se non per il fatto che le funzioni direzionali di servizio, per l'appunto, si portano con sé tutta una serie di, insomma, diciamo di condizioni, no? Di servizio, per l'appunto, necessarie, che insomma, se lo faccio io, lo fai te, il pezzetto di azienda diventa azienda più direzionale, più un altro pezzetto di direzionale, insomma, capito? L'accumulabilità di tutti gli interventi poi alla fine può rischiare di produrre un carico urbanistico diverso da quello della zona. Sì, Io non. ora considerate che, se torniamo alla norma, è stato precisato, anche se la precisazione è dovuta, no? In qualche modo, che devono tirar fuori gli standard, cioè proprio per evitare, Jacopo, anche in parte, diciamo, quello che dici te, cioè nel momento in cui io anche soltanto il 30%, appunto, lo trasformo in direzionale, devo tirare fuori gli standard urbanistici a parcheggio, quindi se quegli standard non ce li ho, non lo faccio l'intervento. Scorriamo giù, Antonella. Mi fate dire una cosa sulle destinazioni, Lì non sono perché. monetizzabili se manca il No, parcheggio. qui no, qui no, abbiamo scritto, scusa Roberto, poi ti Sì. lascio la parola. Vedete, il mutamento di destinazione d'uso da industriale artigianale a direzionale di servizio è soggetto al rispetto all'interno dell'area di intervento degli spazi a parcheggio previsti per le aree a destinazione direzionale. Cioè, il senso è, qui, se vuoi fare il direzionale e di servizio, mi trovi gli spazi a parcheggio, per evitare la cosa che diceva Jacopo ora, cioè che si crei un carico urbanistico che poi non è sostenibile dal punto di vista, diciamo, infrastrutturale. Non è una norma che risolve tutti i problemi, perché
Questo fa riferimento chiaramente agli spazi a parcheggio. Il fenomeno del carico urbanistico incide anche su altre cose, lo sappiamo, insomma, quindi non dico che è risolutiva di tutti gli aspetti eventualmente problematici, però è una norma opportuna. Dicevi, Roberto? Che le destinazioni che sono previste in questo comma qui, quelle fatte attraverso quel giochino che sono i circoli ricreativi, ci sono già presenti nelle bocchette. Quindi qui si trattava di disciplinarli in modo, diciamo, diverso, con gli standard, con tutto, perché ci abbiamo già palestre, c'è già anche una chiesa laggiù alle bocchette. E abbiamo perso noi, perché abbiamo negato il cambio di destinazione d'uso. Invece il TAR, mi ricordo, o il Presidente della Repubblica, ora non mi ricordo quale, ha detto che il circolo ricreativo va da tutte le parti del piano. Ecco. Quindi Sì. loro facevano il circolo e poi facevano un cambio d'uso. Sì, Roberto fa riferimento al fatto che esiste una norma di legge che dice che per i circoli ricreativi che hanno, no, finalità non di lucro e che sono aperti semplicemente ai tesserati, le destinazioni d'uso non valgono. Ora, fra l'altro, quella sentenza, Roberto, riguardava una situazione in cui, secondo me, è sbagliata, ma insomma, questa è la mia opinione, perché riguardava una situazione nella quale, secondo me, il TAR non l'ha capito, noi avevamo fatto un PIP come comune per assegnare le aree, quindi avevamo espropriato delle aree per darle agli artigiani, quindi come si fa a dire che è possibile il cambio d'uso dopo che il comune aveva fatto un piano con degli espropri per darle agli artigiani? Però secondo me il TAR questa cosa non l'ha colta. Però è vero, questo problema che dice Roberto c'è. Poi c'è anche il problema di controllare i circoli veri da come li Io, fa. Simone, scusa, non l'ho capito il problema, me lo puoi spiegare questo qui Cioè, chiaramente? se io invece di fare un'attività aperta a tutti, Riccardo, faccio un circolo privato del quale entrano soltanto i tesserati, c'è una norma che dice che posso anche andare, diciamo, in deroga alle destinazioni d'uso di un bene. La logica quale dovrebbe essere? Che se io facciamo l'esempio, uno degli esempi classici, un ristorante, no? Se un ristorante è aperto a tutti, è un ristorante aperto a tutti, scusa il gioco di parole. Se io faccio un circolo privato e in teoria in quel circolo privato a mangiare ci vanno soltanto i tesserati, non essendo un'attività aperta all'esterno ma rivolta agli associati, non c'è un problema di destinazione d'uso. Questo lo dice una legge, non è che lo diciamo noi. Allora cosa è successo? Che alle bocchette c'è qualche circolo privato che si è insediato in immobili che avrebbero una destinazione d'uso diversa da quella del, diciamo, rispetto alle attività che svolge il circolo. E come diceva Roberta, abbiamo avuto un contenzioso al TAR, dove il TAR ha dato ragione a questo, insomma, soggetto, ora non mi ricordo il caso specifico, dicendo, ma c'è questa norma di legge per Era cui fa, una sala da ballo ci facevano, Una sala che da c'è ballo. una, ma ce n'è una anche lì vicino, come si chiama? Vicino all'Incaba, c'è quel ristorante che si vede passare, è su un immobile con destinazione artigianale, è un circolo, quel ristorante, ora non mi viene in mente come si chiama, ci sono quelle scale che Roberto, montano. ora al di là dei casi specifici, questa è una legge dello Stato. Dopodiché io dico, a volte in questi casi il problema è un altro. Non dico in questi casi che ha citato Roberto, faccio un ragionamento generale, intendiamoci. Cioè, il circolo deve essere circolo, perché se il circolo non è circolo, allora si aprono problemi urbanistici e qualche volta anche di natura diversa, no? Questo me lo insegnerebbe Riccardo R a me, insomma, che fa un mestiere che io non faccio. Quindi, questa è la norma di legge nazionale, non ci facciamo niente. Se c'è un circolo, va in deroga alle destinazioni d'uso, ok? Dopodiché, se c'è un circolo, deve essere circolo, perché se circolo non è, allora è un altro paio di mani. Jacopo, non lo so, se volete, tanto Alberto ha posto il tema di come si legge quel 30%. Tu e Riccardo, in termini diversi, avete posto, diciamo, problemi diversi. Possiamo anche ritornarci su questa norma. Tanto il chiarimento che ha chiesto Alberto è comunque dovuto. Quindi, voglio dire, non è che la Quello discussione si esaurisce oggi, eh? di Alberto è un chiarimento specifico su come si intende, no? Per evitare ambiguità successive.
Io e Riccardo si pone problemi forse più da considerazione, no? Generale, esattamente, che meritano di magari una deduzione sia dell'ufficio che del Cinquini, in modo da capire quanto è rispondente la norma, perché lo dico, per quanto mi riguarda, niente di male, semplicemente capire se è una norma efficace, tiepida, dice qualcosa, produce qualcosa, e se produce qualcosa è quello che vogliamo, perché cioè, questa zona è una zona forte, quella delle bocchette è chiaro, però ha bisogno di una serie di, come dire, misure che concorrano a definire una direzione che sia infrastrutturale da una parte e di potenziamento imprenditoriale dall'altra, insomma, no? Tenete conto anche di questo come opportunità in termini di valutazione, che noi abbiamo costruito una norma che ha due sfaccettature, no? Cioè fino al 30% si va in automatico e oltre il 30% c'è il controllo del consiglio. Nulla vieta di costruirla diversamente dal punto di vista del ruolo del consiglio comunale. Cioè la commissione può anche valutare che vada ridotto, no, il meccanismo di automatico e rafforzato il ruolo del consiglio. Lo dico perché diciamo fra le varie soluzioni possibili c'è anche quella, cioè di dire... Ok, certe cose te le ammetto, ma le controllo il consiglio comunale. Noi abbiamo, no, nella proposta dell'ufficio c'è questa soglia del 30%, ma questa soglia può essere anche rivista a ribasso, uno può anche costruire un meccanismo, diciamo così, che passa sempre dal consiglio comunale, come controllo, insomma, qui siamo davvero liberi di fare la scelta che ci sembra più equilibrata, quindi rifletteteci, riflettiamoci e ci torniamo sopra. Tanto appunto Alberto ha chiesto un chiarimento, poi appunto due commissari hanno posto invece diciamo degli interrogativi sulla scelta, è corretto ritornarci. Procediamo pure. Allora, siamo all'articolo 28. L'articolo 28 riguarda gli alberghi. Le aree dei tessuti a piattaforme prevalentemente turistico-ricettive sono le strutture turistico-ricettive. Allora, sull'articolo 28 le osservazioni che abbiamo sono la numero 108, allora, siamo di fronte al proprietario di un albergo, che fa un'osservazione di tipo cartografico, e questa poi la vedremo quando analizziamo le osservazioni di tipo cartografico, e poi fa un'osservazione di tipo normativo. E in particolare chiede che sia data la possibilità di fare interventi, diciamo, di ampliamento dell'attività alberghiera anche in aree che non presentano continuità fisica perché interrotti di viabilità, cioè casi in cui l'albergo non ha possibilità di svilupparsi perché, diciamo, ci sono delle strade intorno, ma magari immediatamente oltre la strada c'è un'area, no, che consente la possibilità di ampliare l'attività alberghiera. Vedremo che l'ufficio propone l'accoglimento di questa osservazione con una modifica dell'articolo 28. Poi, se ne parla dopo di questa qui, perché io vorrei capire, perché non riesco a capire. Sì, la guardiamo nella norma, Riccardo, almeno leggendo la norma capiamo bene. La 193 è la solita che ci dice di correggere la definizione di superficie, l'osservazione 230 è l'osservazione d'ufficio, osservazione 286 osservazione 286
Allora, si pone questo problema che a volte all'interno di un edificio a destinazione alberghiera ci possono essere unità immobiliari che non sono utilizzate a supporto dell'attività alberghiera e che magari hanno una destinazione d'uso legittima diversa. Allora, siccome la norma adottata prevedeva in questi casi soltanto la possibilità di ristrutturazione edilizia conservativa di queste unità immobiliari a destinazione d'uso diversa da quella alberghiera, il cittadino chiede un ampliamento delle possibilità, cioè di andare oltre la ristrutturazione edilizia conservativa e di ammettere gli interventi contemplati dall'articolo 135 della legge regionale A, B, C, D e bis. Vedremo che abbiamo ampliato effettivamente in parte le possibilità di intervento modificando l'appendice D, perché l'articolo 28 sull'immobile ad uso turistico ricettivo fa riferimento ad un appendice che poi contiene la norma sugli alberghi. Quindi poi andiamo a vedere nell'appendice D, diciamo, in che parte questa osservazione è stata accolta. Poi, osservazione 429 è quella dei geometri sui soppalchi di cui abbiamo parlato. Poi, osservazione 478. Osservazione 478, si tratta di proprietari di terreni. Allora, in realtà Ma è qui giusto l'articolo 28 qui? e allora probabilmente sto guardando, sto controllando, è citato, ma in realtà qui siamo in un'altra zona del piano, perché come vedete dalla sintesi si fa riferimento all'articolo 51, quindi qui siamo nel territorio rurale, nelle aree prevalentemente agricole. Direi che c'è un riferimento all'articolo, ma non una richiesta di modifica del 28, perché l'immobile di cui parliamo è fuori da questa classificazione. Per cui la 478 è uno di quei casi in cui l'articolo è sicuramente citato nel testo, perché si fa riferimento al turistico ricettivo, ma non è il turistico ricettivo del D4, quello che stiamo analizzando. È il fenomeno del, diciamo, è il tema del turistico ricettivo nel territorio agricolo, per cui ricordiamocelo, su questa bisognerà tornare, probabilmente la ritroviamo poi quando si parla dell'articolo 51, vedrete. Allora, 537 e 544, li metto insieme perché mi risulta che siano sostanzialmente identiche, esatto. Qui semplicemente, allora qui si dice, nell'allegato D, noi no, discipliniamo il fenomeno del cambio d'uso. Ci viene fatto osservare nella 537 e nella 544, che nel disciplinare il cambio d'uso a parità, diciamo, di consistenza, noi facevamo riferimento alla superficie
nel testo adottato. Mentre i cittadini ci fanno osservare che è più corretto parlare di volume esistente e legittimato, come peraltro era riportato già nel testo attuale del regolamento urbanistico. Queste due osservazioni sono state accolte, cioè anche secondo noi il riferimento corretto è quello del volume. Qui non c'è una novità, ci hanno segnalato, diciamo, un errore rispetto ad un'impostazione normativa che è già ora, quella dell'articolo 28, c'è una coincidenza, diciamo, di numeri, ma è solo un caso, del regolamento urbanistico. Insomma, ci dicono fate riferimento al volume, non alla superficie, come ora, e hanno ragione. La 590, poi dopo lo vediamo, tanto nel testo, ma insomma è una cosa, diciamo, di riallineamento della norma. La 590 è altra osservazione sull'articolo 28. È uguale alla 537, l'avevo detto. Ah, no, non avevo capito. Proprio uguale, uguale, uguale. Poi la 500, stavo dicendo 90. Per la verità, nella 590 io, ecco, no, no, c'è. Allora, in fondo alla sintesi, lo vedete? A quell'altra. È uguale a quell'altra, sì, ci chiedono di far riferimento al volume e non alla superficie. Lo trovate nella parte proprio finale, terz'ultimo capoverso della sintesi dell'osservazione. E quindi vedrete che su questo punto è accolta. Poi 595... allora, questa merita, diciamo, di essere spiegata, ma poi la guardiamo bene. Allora, nella norma che abbiamo adottato, noi abbiamo, diciamo, limitato la possibilità di fare quelli che si chiamano cond hotel per le strutture che non hanno più di 25 posti letto. E abbiamo detto, sopra i 25 posti letto, questa possibilità non è consentita. Perché abbiamo, in sede di adozione, previsto questa regola? Perché a noi sembra che i grandi alberghi debbano rimanere alberghi, insomma, nelle loro caratteristiche identitarie. Nel nostro territorio abbiamo grandi alberghi anche, no, di qualità, ed è quello su cui si deve puntare. Mentre magari ci sono strutture più piccole, no, che faticano a sopravvivere sul mercato di riferimento, perché ci sono fenomeni, no, insomma, i bed and breakfast, gli affitti, diciamo, di vario tipo, che ci sono anche nelle destinazioni d'uso residenziali. Insomma, sappiamo, diciamo, lo studio del settore mostra che i grandi alberghi che puntano sulla qualità dei servizi hanno mercato rispetto anche ad una clientela, no, di riferimento che cerca un certo target di qualità, mentre le strutture medio-piccole fanno fatica. Allora, a noi è sembrato in sede di adozione che dare una mano alle strutture piccole in difficoltà attraverso la possibilità di fare condo hotel fosse ragionevole, mentre non lo fosse per le grandi strutture. E quindi questa richiesta, che invece è quella di andare oltre questo limite, non viene, diciamo, nella proposta dell'ufficio non viene accolta, perché l'osservante ci chiedeva
su una struttura molto grossa di consentire appunto che si possa trasformare in condo hotel. E io altre osservazioni non ne ho. Ora, per guardare bene le modifiche, dobbiamo guardare sia l'articolo sia l'allegato. Quindi cominciamo dall'articolo, Antonella. Allora, il comma 2 è quello che insomma viene modificato sempre con riferimento all'attività edilizia libera. Andiamo oltre. La correzione del parametro della superficie. Andiamo oltre. Idem. Ecco, ora dobbiamo andare all'allegato. Eccoci. Allora, il primo comma è quello che abbiamo anticipato. Quando l'attività alberghiera sia o divenga insostenibile economicamente in ragione dell'impossibilità di mantenere un'adeguata presenza sul mercato dell'offerta ricettiva, è consentito il mutamento della destinazione d'uso a parità di volume esistente e legittimo. Quindi, effettivamente, il parametro che c'era anche prima, questa norma sul cambio d'uso è uguale a quella attuale. Non è cambiato niente. Vi ricordate, no? Quando ci sono tutta una serie di elementi che dimostrano che l'albergo non può rimanere in piedi sul mercato, si fa il cambio d'uso. È una norma molto restrittiva. Gli alberghi in attività che hanno fatto cambi d'uso in questi anni, non onestamente non me ne ricordo, perché è una norma molto restrittiva sugli alberghi esistenti e invece più aperta al cambio d'uso quando ci sono situazioni di abbandono per molti anni. Però questo, vabbè, non è il tema dell'osservazione. Qui ci chiedevano di sostituire il parametro della superficie utile col volume, come è previsto già ora nel regolamento urbanistico. Andiamo avanti. Ecco, questo invece è l'accoglimento di una osservazione. Nel senso che, vedete, prima avevamo equiparato il mutamento di destinazione d'uso direzionale di servizio a quello residenziale, per cui lo potevi fare negli alberghi non più in attività, quando l'attività risultasse cessata da almeno 6 anni. Adesso avremmo in accoglimento di un'osservazione equiparato il direzionale di servizio al commerciale al dettaglio, e quindi previsto che bastino almeno 4 anni per fare il cambio d'uso. Questo perché nel direzionale di servizio, come abbiamo visto prima, ci sono anche tante attività economiche. Quindi, e quanti ce ne sono di queste situazioni? Gli alberghi dismessi? Da 4 anni. Ora, quanti non te lo so dire, se vuoi alla prossima commissione te lo diciamo. Per capire che fenomeno rappresenta. Sì, hai ragione, è una richiesta giusta. La prossima volta te lo facciamo sapere, ce lo appuntiamo, Manola e Antonella, e vediamo quello che ci risulta, perché poi non è che bisogna vedere quello che risulta all'ufficio attività produttive. Però ecco, è una norma che sostanzialmente serve, Riccardo, in generale a, diciamo, favorire un cambio d'uso comunque spesso produttivo di fronte a situazioni di immobili dismessi. È una scelta, non è che ci sia il giusto e lo sbagliato. Ci sembrava che fosse più corretto dare una mano al cambio d'uso in questi casi, quando non è, quando è comunque un cambio d'uso che favorisce forme di occupazione, di lavoro, di economia. Ecco, tutto qua. Poi, Simone, questo che trovate ora è un riferimento all'attività edilizia libera, come insomma avete visto nei vari articoli. Andiamo avanti. Simone? Sì? Dicevo, i 6 anni
sono alternativi ai 25 posti letto. Sì, esatto. Ok. Cioè la norma è divisa in due, alberghi esistenti e alberghi chiusi. Devo dire, ora non lo dico con spirito di partigianeria politica, nel senso che io sono abituato le norme a valutarle per gli effetti che hanno. Secondo me ha funzionato questa norma, onestamente, perché gli alberghi che erano chiusi da anni hanno avuto la possibilità di riconvertirsi, mentre gli alberghi esistenti sono rimasti sul mercato, insomma, quindi non, abbiamo deciso di non toccarla, ma questa è una discussione che abbiamo già fatto in sede d'adozione, perché secondo me ha funzionato, ecco, come norma. Poi questo è il tema che c'era stato posto da quell'osservante che diceva a volte ci sono delle unità abitative o delle unità con destinazione comunque diversa da quella turistico-ricettiva dentro una struttura turistico-ricettiva. Favorite, insomma, dategli un pochino di possibilità di intervento, perché prima avevamo dato, vedete, fino alla ristrutturazione edilizia conservativa. Qui viene, diciamo, esplicitato che si può fare il superamento delle barriere architettoniche, che si può fare la manutenzione straordinaria, che si può fare il restauro e il risanamento conservativo, che si può fare ovviamente la ristrutturazione edilizia conservativa, e poi abbiamo anche previsto che si possa fare un mutamento d'uso in turistico ricettivo, no? Cioè, se io ho un'unità immobiliare con una destinazione d'uso residenziale o commerciale dentro un albergo, posso anche decidere che quello spazio lo uso per l'attività alberghiera. Onestamente, più di così ci sembra anche impossibile, no? Perché se un'unità immobiliare è dentro una struttura alberghiera, e più della ristrutturazione edilizia conservativa, francamente non è nemmeno immaginabile, no? che cosa possa fare. Andiamo avanti. Niente, queste sono le modifiche all'articolo, diciamo, 28. Avete trovato un bel equilibrio su questa norma qui. Volevo fare una riflessione, se era possibile. Prego. Quando mi battezzi la cristallizzazione dei posti letto al 31/12/2013, qui si parla di quasi 10 anni fa, no? Come situazione, siccome poi, specialmente per quanto riguarda l'aspetto sicurezza e vigili del fuoco, si sono un pochino inasprite certe prescrizioni che hanno comportato che autonomamente le strutture alberghiere abbiano scelto di, non in prospettiva di un cambio d'uso, ma di limitare i posti letto perché magari non potevano realizzare un altro ascensore o la scala o quant'altro, no? E è chiaro anche che se diminuisci i posti letto poi ti collochi in un segmento di mercato che inevitabilmente all'inizio lo fai per non sostenere costi economici o anche perché non ti è possibile realizzarlo, ti collochi in una fascia di mercato che vai a sparire, no? Ma possiamo anteporre un po' la data della cristallizzazione dei posti letto, visto che comunque si parla sempre di quasi 10 anni fa, eh? Io riterrei 5 anni indietro, riterrei che sia da valutare come ipotesi. Questo era il mio contributo. Appuntiamocelo e verifichiamo. Credo la data del 2013 venga dalla vecchia norma. Guardo la Manola e Roberto, perché noi avevamo fatto già questa variante. Viene dalla vecchia norma. Alberto pone un tema, insomma, che ha una sua serietà, no? Cioè, ha ancora senso nel 2021 fare riferimento allo status del 2013? Poniamocelo, perché potrebbe anche esserci un problema di tenuta della norma, insomma, no? Sotto il profilo giuridico, nel senso che è giusto che ci sia una fotografia sufficientemente datata, no? Perché per evitare le furberie, per essere chiari.
però forse 2013 è un po' troppo datata. Ragioniamoci un attimo, appuntiamocelo e ragioniamoci un attimo. Andrebbe individuata una data, diciamo, che ha un senso, insomma, preciso dal punto di vista di una ricostruzione sistematica. Vediamo un attimo. Io riterrei 5 anni, visto che tanto questa era già operativa e quindi non l'avrebbero fatto, riterrei come consiglio, come contributo, 5 anni indietro a oggi, 2015, no? 2016. Potrebbe essere, cioè, ci ragioniamo Alberto, con quel metodo, no, che abbiamo detto, che via via ci appuntiamo le cose e poi ne ragioniamo col dirigente e torniamo poi in commissione. Possiamo andare avanti. Allora, articolo 29. L'articolo 29 fa riferimento al PUA, quindi agli stabilimenti balneari. Ora qui l'articolo è molto breve, come vedrete, in realtà c'è un allegato. Perché appunto questa parte del piano è disciplinata questa parte del piano è disciplinata dal PUA e noi abbiamo attraverso un allegato, diciamo, fatto qualche precisazione. Vediamo le osservazioni che sono state presentate. Allora, me ne risulta una soltanto, che è la numero 43, almeno a livello, diciamo, di proposta normativa, intendo. Allora, qui si chiede di consentire che gli appartamenti eventualmente esistenti negli stabilimenti balneari, in quanto quali appartamenti, quindi che non hanno una destinazione d'uso, diciamo, appunto, di case di guardianaggio o di case vacanze, ma che sono proprio appartamenti assentiti in quanto tali, abbiano una superficie minima di 28 metri quadrati, invece dei 35 metri quadrati che sono previsti ora dal PUA. Scusami Simone, Sì? scusami, avevo bisogno di dirti una cosa. Siccome l'elenco dici che c'è soltanto la 43, no? Ma io ho visto, forse è sfuggito nell'elenco che tu c'hai, c'è anche la 22, comunque tanto si guarda perché modifica anche questo l'articolo C del PUA. Però. No, hai fatto bene a dirmelo perché dopo la guardiamo. Va bene, ora guardo un po' se ne fosse saltata un'altra. Ce ne sono anche un'altra, ce ne sono tre, ci sono quelle dei balneari, dei volumi tecnici, quello poi della colonia e più questa qui degli appartamenti. Probabilmente in questo caso, a differenza Sì. degli alberghi, è stato diviso l'osservazione sull'articolo Esatto. e E quelli sull'allegato. sull'allegati, esatto, no, ve lo volevo dire, ok? È chiaro che vanno viste anche quelle dell'allegato subito, se no si fa un ragionamento Certo. Intanto disordinato. te le cerco io, ok? Vai. Allora, qui comunque si chiede questo sostanzialmente, di avere un taglio degli alloggi esistenti assentiti a destinazione d'uso residenziale negli stabilimenti balneari, quindi diversi dalle case di guardianaggio e dalle case vacanze, che sia di metri quadrati 28 invece che 35. L'istruttore dell'ufficio dà un parere negativo perché si sottolinea che ci sarebbe un aumento del carico urbanistico, insomma, valutato negativamente. C'è poi un riferimento alla possibilità di deroghe ai requisiti igienico-sanitari, ma qui c'è un problema di legge, salvo quello che riusciremo a fare nei regolamenti edilizio. Ma sapete che i requisiti igienico-sanitari sono previsti da norme che non sono comunali. E poi c'è
una richiesta di poter estendere la possibilità di somministrazione, ma questo tema non può essere affrontato nel piano operativo. Il tema della somministrazione di alimenti e bevande è proprio estraneo ai compiti del piano operativo. E questa è l'osservazione 43. Poi abbiamo detto, Antonella, la 22 dicevi, la 22, l'osservazione 22. Allora, noi abbiamo sul nostro territorio una realtà balneare che è nell'attuale PUA classificata come colonia, perché nasce così. Poi Roberto e Manuela mi correggono se sbaglio, mi sembra ce ne sia soltanto una, se non sbaglio. Comunque la richiesta è normativa, per cui riguarderebbe eventualmente anche altre colonie marine. Ora, in realtà, poi nella disciplina del PUA, insomma, non si capisce bene come va considerata la colonia marina. Questo cittadino ci chiede di uscire da queste incertezze e di poter, diciamo, essere equiparato a tutti gli effetti ad uno stabilimento balneare sotto il profilo degli interventi possibili, segnalando che, insomma, oggi questa situazione crea problemi dal punto di vista del poter avere, come altri stabilimenti balneari, possibilità di intervento. Diciamo che la proposta dell'ufficio sarebbe quella di accogliere l'osservazione, perché in questo modo avremmo, diciamo, delle regole chiare che si applicano anche a questa situazione. E poi ha senso mantenerla sempre come colonia marina? Appunto, è questa la domanda, diciamo. Storicamente è nata così questa realtà, però ora sono passati molti anni e questo cittadino dice: equiparatemi ad uno stabilimento balneare in modo che ho, diciamo, un panorama di regole chiaro e uguale a quello degli altri stabilimenti. A noi sembrerebbe, Riccardo, insomma, che sia corretto, arrivati al 2021, a, insomma, dare questo elemento di omogeneità. Questa è la valutazione che ha fatto l'ufficio. Poi dicevi, Antonella, 157 tombola. Allora, sì, questa è una situazione particolare, cioè noi nel nostro PUA non ammettiamo il cambio d'uso per quei locali che hanno, diciamo, una destinazione urbanistica legata a ora ve lo dico, ve lo leggo esattamente, a discoteca, insomma, a forme di svago di questo tipo, e non gli diamo la possibilità a queste strutture di fare il cambio d'uso, magari in usi, diciamo, anche più, diciamo, più in linea con l'attività spesso degli stabilimenti balneari. Mi vengono in mente, no, i ristoranti, altre cose di questo tipo. Questo cittadino ce lo segnala e ci dice: ma insomma, datemi l'opportunità di fare un cambio d'uso e di poter fare attività che in altri stabilimenti balneari a volte si trovano. Poi queste qui le vediamo, queste modifiche, sarebbe accolta, nel senso che anche da questo punto di vista non ci vediamo niente di male, insomma, nel dare la possibilità al cittadino di sviluppare attività più, diciamo, in linea con altre che ci sono negli stabilimenti balneari, non in tutti gli stabilimenti balneari, ma in molti stabilimenti. Poi però la vediamo, questa modifica normativa. Poi devi andare alla 230 dell'ufficio. E vabbè, questa la vediamo nel testo. Poi... Okay. E poi c'è l'ultima, la 312.
la 312 Simone, ecco. È quella dei balneari, quella sì. Dei municipi. Sì. Allora, qui ci è stato fatto osservare che non abbiamo una disciplina nel PUA sui volumi tecnici, cioè quei volumi piccoli che sono strettamente necessari ad ospitare apparecchiature di vario tipo. E quindi ci sono situazioni in cui magari un cittadino ci chiede di fare una piccola scatola, nel senso della cubatura, che contenga delle attrezzature, insomma, che gli servono per lo stabilimento balneare, e non c'è una disciplina dei volumi tecnici. E quindi l'abbiamo introdotta, insomma, accogliendo questa richiesta, insomma, che francamente è del tutto. Ma che volumi riguarda queste? Ora lo vedi nel testo della norma, Riccardo, queste cose le vediamo bene nel testo della norma. Allora, mi pare nell'articolo, Antonella, non ci sono modifiche, no? Dobbiamo andare direttamente all'allegato. No, l'articolo non è modificato. Esatto. Andiamo direttamente all'allegato C. Allora, eccolo qua. È sempre ammessa la realizzazione di volumi tecnici secondo le specifiche definite ai sensi del precedente articolo 5 e nel regolamento edilizio comunale, in linea generale anche comprendenti i volumi di infrastrutture tecniche necessari all'adeguamento dei manufatti alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro, di prevenzione dei rischi. Quindi, vedete, si fa riferimento all'articolo 5 del PUA e al regolamento edilizio comunale, che ovviamente dovrà contenere una disciplina dei volumi tecnici. I volumi tecnici, Riccardo, sono quelli strettamente necessari a proteggere, diciamo, le apparecchiature. L'esempio più classico è... Ora, non negli stabilimenti balneari in particolare, questo vale anche in altre situazioni, ma per esempio, no, te c'hai una caldaia, hai bisogno di un volume per proteggerla, insomma, lo puoi realizzare, ma a volte anche sono fenomeni anche più piccoli, proteggi magari, che ne so, una pompa, proteggi... Ora, poi qui c'è gente più brava di me, io faccio l'avvocato, c'è gente, insomma, fa l'ingegnere, il geometra, più bravi di me, ma insomma il senso è questo: volumi strettamente necessari a proteggere, a mettere a regola, a mettere a norma attrezzature di vario tipo che servono al funzionamento di un immobile. Questo è il senso dei volumi tecnici. Sono stato bravo, tecnici presenti, l'ho definito bene? Dovevi solo aggiungere che non vanno sulla sabbia, cioè vanno all'interno dello stabilimento. Cioè non è che vanno a occupare questi volumi tecnici dell'arenile, stanno dentro lo stabilimento balneare, cioè dentro la linea. Usa i termini tecnici, dentro la fascia 2. Va bene, poi più sotto trovate la modifica relativa alla colonia marina, nella quale si dice si applicano le norme sugli stabilimenti. Andiamo avanti. Ecco, poi si dice, era l'altra osservazione, per le attrezzature turistiche e di insediamenti per il tempo libero, per essere chiari, discoteca, se uno ha una discoteca in uno stabilimento balneare, è anche ammessa la destinazione commerciale al dettaglio limitatamente a quelli di somministrazione, alimenti e bevande. Insomma, se io ho una discoteca e ci voglio fare un ristorante, lo posso fare. Questa sì, è, grazie. Diciamo... Simone, sono quelle già individuate dal PUA, sono due, solo quelle, altre discoteche. Certo, sono situazioni puntuali, sono due, Roberto, quante sono? Due. Cavalluccio e quella verso Pietrasanta, là, non mi ricordo mai come si chiama. Ecco, poi... Agora.
Poi trovate... Scusa Simone se ti interrompo, c'è un errore di ortografia, c'è una ripetizione all'articolo 5. Chiedo se si può correggere direttamente, io con l'osservazione d'ufficio ho messo correzione diretta di errori ortografici, ripetizioni. Ma no, ci mancherebbe, sì. Ecco, ma faccio per avvertire la commissione, sarà corretto. Mi sei già fatto tra l'altro. Sì, ma volta per volta che lo vedo lo segnalo. Allora, articolo 6, vedete, questa invece è un'introduzione fatta dall'ufficio, cioè si specifica che nelle piazze a mare, praticamente le spiagge libere, per essere chiari, è consentita l'installazione di strutture stagionali precarie. Questo, diciamo, era un vuoto normativo che c'era e che invece è corretto riempire. Ecco qui, questo qui è inserito all'articolo 4. Possiamo andare a vedere la 239, che cos'è? È sempre l'ufficio? No, è sempre noi, Simone, è un'osservazione d'ufficio. Sono richieste che ci ha fatto l'ufficio Demanio, al quale avevamo mandato il testo delle norme. Okay. Sì, torniamo e sopra. Simone, non l'ho capita, quella è inserita l'articolo 6, le piazze a mare. Allora, sono le nostre spiagge libere, no? Si dice che è consentita sulle spiagge libere che sono gestite dal comune, no? Non dal comune queste. Sì, sono le spiagge comunali. Le spiagge libere comunali. È consentita l'installazione di strutture stagionali precarie destinate allo svolgimento di attività per il tempo libero, lo svago, lo sport, la ricreazione e l'offerta di eventuali servizi connessi alla balneazione. Insomma, se ci vogliono... Voglio capire una cosa, siccome c'è sito anche locale somministrazione alimenti e bevande, ma non sulla spiaggia libera, magari ci sarà un'area. Aspetta un attimo. Il riferimento è a strutture stagionali precarie, cioè il chioschetto, per essere chiari. Sì, no, non vorrei che fosse tutta riempita di queste e non ci si faccia più balneazione, ecco. No, ci mancherebbe. Sono quelle che vanno a bande, no? Che si fa tutti gli anni. Sì, ma ho capito, ma... Cioè, nella parte alta, cioè andrà indicato, oppure da tutte le parti c'è un'area dove si possono mettere queste strutture? Non è che sono contro, volevo capire. Ma non ascolta, mettere queste strutture, io posso mettere anche una struttura che enorme lì, non è capito quello che voglio dire. Secondo come fai il bando? No, perché noi abbiamo fatto un bando ora che era messo soltanto il barretto stagionale che è laggiù. No, ma scusami Roberto, qui c'è un fraintendimento che è questo, ma ha ragione Riccardo, però, perché lui non lo vedi di qui. Cioè, io credo di ricordare, Riccardo, vedi, perché qui noi va fatta questa precisazione. Qui noi, vedete, modifichiamo alcuni articoli del PUA, no? Se noi gli articoli del PUA non li guardiamo, diciamo, per intero, ci manca la visione d'insieme di quello che discipliniamo. Io credo, se mi ricordo bene, che nelle piazze a mare, Roberto, all'articolo 6, il PUA prevede che ci vuole un progetto pubblico, no? Cioè, è il progetto pubblico, Riccardo, che definisce come un'opera pubblica. È il progetto pubblico che definisce le cose che dici te, cioè dà un ordine alle cose. Quindi questa norma non vuol dire che uno le mette dove gli pare. Il comune approva un progetto e poi sulla base di quello viene fatto un bando, un progetto o comunque delle indicazioni progettuali quantomeno. E sulla base di quello viene fatto un bando e poi, come diceva Roberto, si partecipa al bando su una serie di criteri che ha stabilito il comune. Quindi c'è la programmazione e la progettazione pubblica su questi spazi, ok? Perché c'era un vuoto normativo, per esempio i servizi igienici non si sapeva come metterli, anche il baretto che abbiamo dato già da 10 anni laggiù in Piazza Lemmetti, cioè non è previsto dal PUA, però non ha le caratteristiche, cioè non è stato detto stagionale come. Quindi questo qui disciplina una serie di attività che l'amministrazione, quando rifarà il bando,
peraltro scaduto quest'anno, è l'ultimo anno, perché era stato fatto per 3 anni, quando rimetterà a bando queste piazze, se le rimette a bando o se no fa un progetto di opera pubblica, come dice Simone, e ci infila dentro questa roba che è prevista dal PUA. Già. Ora, l'articolo 4, letto così, ha ragione Riccardo R, è incomprensibile, no? Quindi, delle due l'una, o Manola, te ti ricordi esattamente la questione e ce la spieghi, oppure prendiamo l'articolo 4 del PUA e lo leggiamo. No, ve lo spiego io. L'articolo 4 sulle terrazze a mare era generico, quindi io feci una determina dicendo che le terrazze, la copertura delle cabine doveva essere uguale alla spiaggia, quindi ci si poteva montare le tende, gli ombrelloni, cioè praticamente era un prolungamento della spiaggia, però era fatta con determina e l'ufficio Demanio ha preferito inserirlo direttamente nel PUA. Anche la divisione fra una cabina e l'altra in legno, ecco, queste robe qui sono sempre fatte con determina mia. Ora sono state, diciamo, cristallizzate nel PUA. Non c'è nulla di nuovo. Quindi riguarda le terrazze, Roberto? Le terrazze delle cabine. Ok, laddove ci sono le terrazze. Dove ci sono le terrazze. E dove ti fa lavori di ristrutturazione, la terrazza la può mantenere per una certa percentuale e un'altra percentuale ci può fare anche la veranda. Comunque le terrazze devono essere usate come la spiaggia praticamente e con gli stessi arredi. Ok, andiamo avanti. In pratica che sulle terrazze ci si prende il sole. Sì. Basta, non ce ne sono altre. Finito. Quindi possiamo procedere con l'articolo dopo, che è il 30, giusto? Sì, 30. Allora, tiriamo fuori l'articolo 30, Antonella. Eccoci. Allora, qui siamo... torna un attimo, vai un pezzettino più sopra, Antonella, sempre mostrando. Oh, eccoci qui. Qui siamo dentro il territorio urbanizzato, nelle cosiddette aree inedificate, che però sono interne al territorio urbanizzato. L'articolo 30, vedete, disciplina i giardini, gli spazi aperti, gli orti e le altre aree di pertinenza degli insediamenti esistenti ad alto gradiente verde, nonché gli spazi aperti residuali delle aree urbane nell'ambito appunto del territorio urbanizzato. Quindi sono, diciamo, gli spazi aperti verdi che fanno parte del territorio urbanizzato e sono tendenzialmente marginali agli insediamenti. Allora, le osservazioni che ci sono state proposte sono la numero 60, che però secondo me è cartografica, almeno la prima parte, vediamo. Sì, allora, nasce come cartografica in una parte, poi in subordine si dice consentite nelle aree in questione che ci si possa trasferire delle volumetrie e che possano anche essere oggetto di operazioni perequative. La risposta è no, perché queste aree sono aree verdi, cioè o l'area è classificata male e allora può anche essere classificata in modo diverso e ospitare, no, interventi di tipo
urbanistico, come chiede il cittadino, oppure se l'area è classificata in modo corretto, sono le aree verdi queste, quindi è chiaro che se sono verdi, sono verdi, insomma. Quindi, tant'è che l'osservazione muoveva da una richiesta che era anzitutto cartografica. Poi, la osservazione sempre sull'articolo 30 che viene in esame è quella d'ufficio e poi la vediamo. Poi c'è la 572. Allora, viene chiesto di inserire tra gli interventi ammessi nelle aree H1 che è ammessa la possibilità di realizzare rampe, vialetti di servizio all'abitazione, fontane, pergolati, gazebi, attrezzature per giardini, secondo modalità previste nel regolamento edilizio. E di, insomma, appunto, consentire una serie di opere pertinenziali quando non vi siano valori ambientali da proteggere, con un nesso, diciamo, di pertinenzialità rispetto ad un eventuale edificio principale che si trovi nelle adiacenze. Su questo poi vediamo, questa è un'osservazione articolata, il giudizio è di parziale accoglimento, vediamo poi nel testo della norma insomma che cosa è stato scritto. Poi osservazione 584. È uguale a quella che abbiamo appena visto. La 585 idem. La 590 idem. Quindi sono tutte uguali, è come quella che vi ho letto prima, eh? Allora andiamo a vedere il testo delle H1. Gli interventi pertinenziali, vedete, sono ammessi nei limiti e secondo le indicazioni e parametri definiti nei regolamenti edilizio. Andiamo avanti. Scusa Simone, cioè, vabbè, se ne parla dopo magari. Sì, avanti. Stop. Allora, noi facciamo un rinvio agli interventi pertinenziali nei regolamenti edilizio e come ricorderete abbiamo già chiarito che per quello che riguarda gli interventi pertinenziali addirittura si può andare oltre, diciamo, i limiti di zona, no? Rispetto, diciamo, alle regole che detterà il regolamento edilizio. Vi ricordate, l'abbiamo già fatta questa discussione. Quindi sarà regolamento edilizio a dover disciplinare meglio questo aspetto. Quindi sostanzialmente queste osservazioni sono parzialmente accolte in relazione alla disciplina degli interventi pertinenziali che viene rimandata a regolamento edilizio. Perché ve lo ricordate, no? Questo tema si è già posto in relazione alle situazioni in cui c'è proprio una destinazione di piano diversa su area a confine, no? Dove magari il fabbricato principale non ha uno sbocco nel territorio, diciamo, non ha uno sbocco che gli consenta di fare degli interventi. Abbiamo già detto che mentre un ampliamento fuori zona non si può fare, e neanche nelle aree H1 ovviamente, però gli interventi pertinenziali, diciamo, alcuni probabilmente potrebbero anche essere compatibili con la natura di queste aree, così come
lo stesso tema si era posto, diciamo, al confine fra territorio urbano e territorio rurale. È il regolamento edilizio che dovrà affrontare questo tema. Non so sì. Ti do la parola, Riccardo, volevo sentire se Manuela ad aggiungere qualcosa prima di dartela. No, tutto ok. Riccardo, Simone, per chiarire bene, cioè, ora, giusto che rimanda al regolamento edilizio, però questi qui mi sembrano opere come la realizzazione di ste rampe, vialetti, queste fontane, cioè tutte cose da prevedere nel regolamento edilizio, perché mi sembrerebbe assurdo che il regolamento edilizio non prevedesse queste pertinenze, le chiamo così, queste si chiamano pertinenze? Sì. Anche vialetti? Sì. Io così mi auguro che vengano tutte recepite nel regolamento edilizio, perché cioè, sennò mi sembra molto... Io non so tantissime di queste situazioni. Il rinvio al regolamento edilizio è per dargli una regolamentazione, cioè se uno le voleva escludere, Riccardo non rinviava al regolamento edilizio. Magari gli va data una regolamentazione, questo sì, cioè cosa puoi fare, come, insomma, no? Perché il mondo degli interventi pertinenziali è ampio, capito? C'è di tutto dentro. Quindi bisogna un po' dargli delle regole, ecco. Queste le vedo proprio, cioè, senza nessuna, nessuna influenza, diciamo così. Andiamo avanti. Una cosa, Simone, non mi ricordo dove l'avevamo vista la definizione delle sede, perché è il limite entro cui si possa svolgere gli interventi pertinenziali. No, ma noi abbiamo chiarito, Jacopo, però, che per quello che riguarda gli interventi pertinenziali, allora, la cosa è complicata in questo senso, che nel territorio rurale il resede è individuato dal raggio di 30 metri, e lì è facile. Nel territorio urbanizzato il resede non è individuato geometricamente perché appunto c'è un confine fra territorio urbano e territorio rurale che segna spesso diciamo così l'ambito di intervento. Però noi, ora io non mi ricordo dove l'abbiamo scritto, abbiamo chiarito da qualche parte che gli interventi pertinenziali si possono fare a certe condizioni che il regolamento edilizio definirà, cioè dove l'abbiamo scritto, via via abbiamo fatto il rinvio al regolamento edilizio. Gli interventi pertinenziali si possono fare a certe condizioni anche laddove un edificio si trovi a cavallo fra due zone. Perché? Perché ci sono situazioni, ha ragione Riccardo, in cui magari l'ambito della resede dell'edificio, per come abbiamo tagliato il territorio urbanizzato, è piccolo oppure quasi inesistente. Allora, era già una scelta del vecchio regolamento urbanistico, cioè poter consentire interventi pertinenziali che magari ti migliorano la fruizione della casa, l'accessibilità della casa, la qualità del vivere, senza compromettere il territorio. Quindi dobbiamo, secondo me, Jacopo, questo aspetto qui, disciplinarlo nei regolamenti edilizio, non c'è altro verso, insomma. Assolutamente d'accordo, era soltanto per tenere insieme anche questo aspetto qui, insomma. No? Sì. Va bene. Allora, articolo 31, se non mi sono perso. 31. L'Antonella è andata al 50, ma purtroppo siamo sempre al 31. Purtroppo, per fortuna, a seconda dei punti di vista, diciamo. Cercando l'articolo delle pertinenze, ma andiamo oltre, avete risolto. Pagina 53, io ce l'ho l'articolo 31. Sì, dobbiamo andare un po' indietro. Ah, vedete, sì, questo. Oh. Allora, queste sono le aree H2, sono sempre aree di verde che per le loro caratteristiche, diciamo, localizzative e per le loro caratteristiche anche intrinseche, e sono state individuate come aree di salvaguardia e riserva per la declinazione delle strategie del PS. Cioè, ricordate che noi
allochiamo nel primo piano operativo una parte del dimensionamento del piano strutturale, circa un terzo del dimensionamento, un pochino più di un terzo, e che invece poi, no, nei futuri, nelle future scelte pianificatorie sotto il profilo del piano operativo, si potranno nei prossimi anni usare gli spazi di dimensionamento del piano strutturale, che sono appunto ancora diciamo posti a salvaguardia delle scelte future. Insomma, nel primo piano operativo noi realizziamo, per scelta del piano strutturale, una parte del dimensionamento del piano strutturale, ma poi altre previsioni si potranno fare in futuro. Queste aree sono appunto di salvaguardia rispetto alle scelte pianificatorie future, e quindi aree di riserva appunto per le future scelte che stanno negli obiettivi strategici del piano strutturale. Adesso andiamo a vedere le osservazioni che fanno riferimento all'articolo 31. Sono la 32, la 60, la 158 e la 230. La 230 è quella dell'ufficio e quindi la vediamo testualmente. Le altre sono 32, 60 e 158. La 60, scusate se vado in ordine sparso, ma è quella che abbiamo visto prima. Cioè, in realtà qui... probabilmente lei cita anche l'H2, ma qui si faceva riferimento a, insomma, sia alle zone H1 che alle zone H2, e si chiedeva la possibilità di realizzare delle volumetrie, ma appunto vale quello che abbiamo detto prima, sono aree di riserva, prima erano aree verdi, ora sono aree verdi di riserva, è chiaro che se sono di riserva, salvo una classificazione diversa, cartografica, sono di riserva, e quindi non ci posso portare delle volumetrie dal punto di vista, no, della costruzione, insomma, di edifici. Poi la 32 e la 158 sono le altre due. La 32 allora, la 32 parte da una considerazione sul fatto che, diciamo, l'averla classificata quest'area H2 invece che B, secondo l'osservante, è un errore. E quindi in prima battuta chiede l'inserimento in zona B, ma questa è cartografica e quindi la poi la rivedremo. Invece in subordine chiede una modifica normativa, e cioè la possibilità di trasportare volumetrie in queste aree e la possibilità di farne oggetto di operazioni perequative. La risposta è negativa per i motivi che abbiamo detto sopra. O l'area è classificata male e allora si dà una classificazione più consona, oppure se questa un'area... Simone, cos'era questa osservazione, perché mi hanno chiamato da numero? 32. Sì. È la richiesta di poter fare volumi importanti, Riccardo, su queste aree. E io stavo dicendo quello che ho detto prima, cioè queste sono aree di riserva. Un conto è se un'area è classificata male, tant'è che il cittadino fa anche un'osservazione cartografica, quindi ce la ritroveremo poi anche in sede cartografica. Un conto è se l'area è classificata bene. Se è classificata bene, sono aree di riserva e quindi come tali non ci possono essere sbocchi di tipo perequativo su queste aree. Poi, la 60 l'abbiamo vista, la 158. Questa è più che altro cartografica, Simone. Sì, ed è normativa nei termini, sì, che dicevo prima, è uguale, guardate, anche questa è cartografica in prima battuta e poi in seconda battuta si chiede di poter fare volumi anche in via perequativa su queste aree, ma queste aree sono aree di riserva. D'altra parte sono aree di riserva, quindi grandi osservazioni dal punto di vista normativo non sono neanche immaginate. Quindi... Per me facciamo raccolta... La riguardiamo dopo, Riccardo, nel caso la riguardiamo quando facciamo le modifiche cartografiche. Ah, ecco, no, ok, va bene. Quindi possiamo andare a vedere che cosa abbiamo inserito d'ufficio. Vedete, l'unica modifica d'ufficio è questa, il comma 4, cioè anche qui si dice
sarà regolamento edilizio a disciplinare gli interventi pertinenziali. Il ragionamento che faceva prima Riccardo, cioè l'opportunità in ogni caso in situazioni, diciamo, magari dove un edificio non ha grande spazio di manovra, perché di un edificio che si trova ovviamente fuori da queste aree, ma che magari è immediatamente a ridosso di queste aree, di consentire nei termini in cui il regolamento edilizio lo dirà alcuni interventi pertinenziali. Poi articolo 32, no, questo è il bis, Antonella, bisogna 32? Andare al 32. Ah, ok, non ci sono osservazioni comunque al 32. C'è solo, non ci sono. C'hai ragione te. Poi, poi c'è questo 32 bis. Sì. Io questo ve lo leggo perché è interamente nuovo, l'aveva anticipato Fabrizio l'altro giorno. Con l'osservazione 121, vedete? Sì, ecco, guardiamola però l'osservazione 121. Sì. La 121, guardate. Allora, questa osservazione è stata presentata da varie associazioni, diciamo, che hanno come scopo sociale la tutela dell'ambiente, e ci fanno presente che ci sono alcune aree nel nostro territorio che sono uniche dal punto di vista del valore che esprimono sotto il profilo appunto dei valori naturalistici, dei valori faunistici, della flora, dell'ecosistema, insomma, che in alcune aree c'è. E in particolare ci segnalano alcune aree come quelle della Peschiera, che è il parco dietro l'Esselunga, ci segnalano, se mi ricordo bene, vediamo, Ortaneta, ma dov'è Ortaneta? Ontaneta. Io mi ricordo, anche se qui non è citato, il magazzino, insomma, una serie di... Ontaneta, dov'è? Cos'è un... Dov'è Ontaneta? Io non lo so. Cioè, nell'osservazione viene citato Ontaneta. Sì, viene citato un allegato grafico, probabilmente, dove ci sono queste due aree. Sì, c'è un allegato grafico all'osservazione. Ontaneta e Peschiera. Possiamo, Antonella, recuperarlo, perché effettivamente la sintesi... E te lo posso anche far vedere a video l'osservazione, tanto è di Lega Ambiente, abbiamo... Infatti, è un problema di privacy. Okay, sono tutte e due aree, dietro l'Esselunga. Beh, ora guardiamolo, dai, guardiamo un attimino. Uno la chiama Lontaneta, dove ci sono le piante, e quell'altra Peschiera. E di certo c'è delle querce in cinese, si chiamano. Ci sono lontani, in quell'altro ci si pesca. Allora, facciamo vedere questo elaborato grafico, perché questa è un'osservazione importante, insomma. Aspetta, guardiamo, eh. Bisogna essere precisi, ecco. Allora, ci siete? Vai. Allora, questa... Nella Peschiera? No, sì. È Ontaneta. È Ontaneta, esatto. Sì, però è la Peschiera, giusto? No, Simone, è dietro... Ah sì, scusate, no, è l'area che è accanto al campo sportivo, è tra il campo sportivo dell'Accillido e l'Aurelia, scusate. Sì, è quella sempre piena d'acqua, è quella lì. Sì. Poi, andiamo avanti. Eh sì, eccola lì. Si vede ancora meglio. Andiamo avanti. Questa è la Peschiera. Oh, questa è la Peschiera dietro l'Esselunga. Andiamo avanti. Ah,
Vabbè, questa è una mappa storica. Stop. Stop. Quindi l'osservazione fa riferimento a queste due aree e ci chiedono di riconoscerli un valore di aree che non soltanto hanno una valenza, chiamiamola, ambientale in senso generico, ma hanno una valenza in termini ecosistemici rispetto ai valori, diciamo, complessivi che sotto il profilo dell'ecosistema queste aree rappresentano. E noi abbiamo accolto questa osservazione introducendo, torna un attimo su Antonella, le aree H4, cioè aree umide residuali, retrodunali, che hanno questi valori. Quindi comprendono, vedete, aree relitte dei contesti retrodunali litoranei che conservano ancora ben rappresentati i residui dell'antico bosco mesofilo caratterizzato da formazioni vegetali autoctone, ovvero da aree rinaturalizzate tipiche delle lame costiere e degli ambienti periodicamente soggetti ad allagamenti. Si tratta di tipologie ambientali che costituiscono importanti aree di ricarica della falda acquifera costiera, trattenendo il surplus di acque piovane, rappresentando un volano per l'accumulo di acqua ai fini della mitigazione dei possibili effetti dell'eccesso di pioggia sulle aree urbanizzate circostanti, svolgendo inoltre un effetto di contrasto all'ingresso del cuneo salino. Andiamo avanti. Sono potenziali aree destinate dal PO allo sviluppo di politiche, previsioni e conseguenti interventi di gestione degli equilibri ecosistemici, ambientali ed idrogeologici degli insediamenti, anche connessi al perseguimento di specifici obiettivi del PS vigenti tramite eventuali progetti unitari di iniziativa pubblica, ovvero privati convenzionati, prioritariamente finalizzati alla valorizzazione e qualificazione dello spazio pubblico e ad accogliere prevalenti funzioni di riequilibrio ambientale e idrogeologico. Il PO prevede la conservazione degli assetti esistenti con il mantenimento degli spazi aperti e inedificati, dell'assetto morfologico, del profilo dei piani e delle sezioni di campagna, della consistenza vegetale arborea con la sostanziale esclusione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia. La conservazione e il mantenimento di queste aree è comunque compatibile con la realizzazione di interventi esclusivamente finalizzati al miglioramento delle prestazioni ambientali ed ecosistemiche di queste aree, in coerenza con la disciplina del piano strutturale, ovvero ad assicurare le condizioni di accessibilità e fruizione pubblica di queste aree. Insomma, il senso è, queste non sono aree a parco urbano come noi lo immaginiamo tradizionalmente, sono aree dove il livello dei valori da salvaguardare è ancora maggiore, gli equilibri ecosistemici, ambientali ed idrogeologici sono come dire, molto labili, per cui gli interventi di trasformazione sostanzialmente non ci devono essere e ci devono essere semplicemente politiche attive volte a salvaguardare questi valori, come dire, con forme appunto di fruizione di questi spazi che siano, per dire, limitati appunto a renderli fruibili. Se voi guardate il parco della Peschiera, no? È tutta un'area naturale dove ci sono giusto due panchine, insomma, dove non è immaginabile per le caratteristiche che ci sono di fare altri interventi di trasformazione. Questo è il senso. Giusto, però io per quanto riguarda il Parco della Peschiera lo condivido, per quanto riguarda Lontaneta francamente no, ho dei dubbi, devo essere sincero, cioè, anche perché lì è veramente brutto. È una cosa allucinante, un obbrobrio quando si passa di vivere quella situazione lì. Cioè, quindi praticamente lì non si può fare niente, una pista ciclabile, un parco, niente, lì resta no, così. No, allora... A me non mi piace. Allora, la norma non è che impedisce... Allora, se te vai nel Parco della Peschiera, Riccardo, un percorso ciclopedonale c'è, quindi non è... Sì. Perché la norma... Il senso della norma è non mi ci puoi... Cioè, i parchi urbani esistono di vari tipi, no? Te pensa al Parco Pitagora, faccio un esempio, no? Ecco, il Parco Pitagora non ce lo puoi fare in queste aree qui. Cioè, puoi intervenirci in forme che non alterino quei valori che te ti proponi di difendere, insomma. Quindi devono essere interventi compatibili con quei valori.
Questo è il senso, insomma. Chiaramente ci... fare una pista ciclabile? Ce la potrei fare? No, no. Mi fate di due parole, cioè se prendete la carta, il PO non ha preso tutta quell'area lì e l'ha messa in quella H4 lì, ha preso soltanto la parte vicina all'Aurelia, dove è possibile farci tutti quegli interventi che dici te, era. La parte dove, là, ho capito, ti hai detto dove è possibile? Vicino all'Aurelia, quella parte lì va in quella H4, la restante parte va nel parco urbano del Lido. Non è che... possiamo vedere per favore questa qui in cartografia se... se ce la fa l'Antonella a farvela vedere. Vabbè, con quell'area lì ci vai con la canoa, ci vai o col patino, appunto. Antonella, ma dice sì. Se possiamo vedere non nell'osservazione, ma come l'abbiamo recepita. Ma la modifica cartografica ancora non è stata fatta, capito? Cioè, perlomeno, non so se, siccome mi ha inviato delle cartografie che devo verificare se è stata fatta anche la modifica cartografica, se non solo quella normativa. Va bene, allora direi questo. Dimmi. Quando poi vedremo la cartografia, la vedremo meglio. Non, però, capito? Ora non mi ricordo cosa, se sei anche. La cosa che io volevo dire è che non è che la norma entra nel dettaglio delle cose che si possono fare o non si possono fare. La norma individua dei valori. Le cose compatibili con la tutela di quei valori si potranno anche fare, quelle che non sono compatibili non si fanno, o quei valori ci sono. Io parlo anche di faccio un ragionamento anche di carattere, diciamo, generale, no? O quei valori ci sono e secondo noi ci sono e allora vanno tutelati, o quei valori non ci sono. Se ci sono, ciò che è compatibile con quei valori sarà fattibile, cioè non... Sai, Riccardo, i percorsi ciclabili ci sono di vario tipo. Ora, io non voglio scomodare dibattiti che non riguardano la nostra città, ma altre città. Ma i percorsi ciclabili ci sono di vario tipo, con livelli diversi di antropizzazione a seconda di come un percorso ciclabile lo fai. Mi spiego? Quindi, il Parco della Peschiera, che è stato progettato da chi queste cose le sa fare, è un esempio virtuoso di come si può recuperare uno spazio verde all'uso pubblico, ma mantenendo certi valori, ok? Quindi non... E poi è chi progetta che deve dimostrare la coerenza del progetto rispetto alla norma. E poi qui c'è gente più capace di me, da questo punto di vista, la Manola, Jacopo, lo stesso Alberto, cioè tecnici, insomma. Però non mi pare che la norma dica non si può fare questo, non si può fare quest'altro. La norma dice queste sono aree dove il livello di trasformazione antropica deve essere bassissimo, perché ci sono dei valori da salvaguardare, insomma, no? Mi sembra, non so cosa ne pensa Jacopo. No, io sono d'accordo, nel senso che tra l'altro siamo in una porzione, se la leggete tutta insieme, fra la Peschiera e questa Antanita, che, come dire, è interrotta dalla viabilità, cioè l'esse lunga nel mezzo. Quindi, voglio dire, è una suggestione quella che è stata prodotta dall'osservante, che dice tenete conto che già nella previsione che avete fatto, anche a livello cartografico, perché voglio dire, sulla Peschiera si è riconosciuto che c'è un parco, non ci si è mica previsto un'urbanizzazione, no? Tenete conto che in quella previsione lì ci ricade anche un valore di tipo ambientale, non solo un corredo urbano, no, di un parco, ma anche un valore ambientale. Questo valore ambientale qui si arricchisce di un valore anche urbano in ragione di un parco, in ragione di attrezzature possibili, che sono possibili, certo alcune di queste, non tutte, ma tenete conto anche di questa possibilità, che merita probabilmente, visto che è l'unica in tutto il litorale, nel corto litorale che abbiamo, merita di essere riconosciuta come particolare rispetto a altri, no? Cioè ci sono anche
Anche nello strutturale abbiamo visto, se vi ricordate, delle aree umide, no? Mi viene in mente il Giard, mi viene in mente, e sono state individuate secondo la genesi che hanno avuto, no? In questo caso si fa la stessa tipo di operazione, limitatamente al fatto che insomma sono aree anche piuttosto limitate che hanno già, come dire, in un caso avuto delle attrezzature. Forse, ecco, mi viene da dire questo, probabilmente sarebbe il caso di, visto che lo possiamo fare, un riferimento anche al patrimonio territoriale nel piano strutturale. Sì, mentre ti ascoltavo notavo una cosa che la volevo sottolineare alla Commissione. Guardate l'ultimo periodo della norma, secondo me è quello chiave, c'è scritto: la conservazione e il mantenimento di queste aree è comunque compatibile con la realizzazione di interventi esclusivamente finalizzati al miglioramento delle prestazioni ambientali ed ecosistemiche, in coerenza con la disciplina del PS, ovvero ad assicurare le condizioni di accessibilità e fruizione pubblica di queste aree. Cioè, che vuol dire? Vuol dire io nell'ambito del progetto mi pongo l'obiettivo della fruizione pubblica, della possibilità di accedervi e quindi di usarle queste aree ai fini dell'uomo, ma lo faccio, no, attraverso la salvaguardia di questi valori ecosistemici che la norma mi chiede di tutelare. Quindi è questo lo spazio di cui parli te, Riccardo, cioè la possibilità che il progetto assicuri le condizioni di accessibilità e fruizione pubblica purché lo faccia nel rispetto di quei valori lì. Ecco, io diventa poi un aspetto progettuale questo. Comunque, poi cartograficamente vediamo come l'abbiamo messa, però è accolta l'osservazione. Ricordiamoci di tornarci sopra a livello cartografico, così poi si valuta anche le interferenze, se ci sono, con l'altra parte della previsione attrezzature che c'è lì sotto. Ora... Ho parlato ora con Fabrizio, io, è come dicevo io, cioè è stata presa solo la parte dove ci sono gli ontami, la parte accanto al campo sportivo è rimasta la vecchia normativa del parco urbano del Lido, cioè è stata presa proprio... Ma quanti metri è stata presa? 5 metri? La cartografia l'ha spedita, l'Antonella non ce la farà a farvela vedere. Scusa Roberto, se no si crea un equivoco. Anche le associazioni ci avevano chiesto di perimetrare solo la parte degli ontani. Sì. Lo dico, quindi è accolta l'osservazione. Sì, accolta, accolta. La parte delle attrezzature sportive è fuori dall'osservazione. Sì. Allora, abbiamo una necessità di ordine temporale perché i dipendenti e il CED non possono proseguire. Ma anch'io devo andare via ora. Alle 6, se hai detto si smette alle 6, facciamo così. Certo. Allora, ci riaggiorniamo lunedì prossimo, stessa ora. Grazie. A che ora? Alle 3, lunedì alle 3. Lo sai bene, via. Non posso dire, perché stiamo ancora registrazione, come cosa non devi fare. Statemi bene, buona serata. Ciao, buona serata a tutti. Ciao. Forza aiuto.